you tornati al Altrato Argentina per assistere al secondo incontro del decimo ciclo di luce sull'archeologia dedicata al tema della villeggiatura dell'Ozio eh, con il ricordo ancora vivissimo delle splendide relazioni della scorsa settimana, ricorderete eh, Maurizio Bettini, Massimo Sanna, Paolo Di Paolo, eh, proseguiamo il nostro percorso e lo facciamo eh, con tre ospiti graditissimi, eh, una cara amica di Luce sull'archeologia e due nuovi ospiti che presento immediatamente, la professoressa Francesca Ror. Grazie per essere tornata di nuovo a Luce sull'Archeologia. La professoressa insegna storia romana, professore ordinario di storia romana all'Università Ca' Foscari di Venezia. Ricorderete che lo scorso anno già intervenne con una splendida relazione sulla pace insanguinata di Augusto: saper governare anche grazie al dissenso. La professoressa si occupa in modo particolare di storia politica della tarda età repubblicana e della prima età imperiale e anche di donne soprattutto di matrone in politica e politica delle matrone, non so se anche oggi ci parlerà in qualche modo di questo, e sarà la prima a intervenire e dopo di lei interverrà Fabio Pagano. <ride> Fabio Pagano è una presenza a me graditissima perché mi riporta ai tempi dell'università quando eravamo giovani, e abbiamo fatto un percorso universitario parallelo negli stessi ambienti, tu studiavi cose un po' più tarde, di qualche secolo più tarde, attualmente è direttore del parco archeologico dei Campi Flegrei, dei quali ci parlerà anche oggi. L'applauso è necessario, Però, a dispetto della giovane età, dico così almeno pensano che siamo tutti e due giovani, eh, a dispetto della giovane età una lunga carriera già di eh, ministeriale, di direzione, di musei, eh, penso ad esempio a quello di Civitale del Friuli, ma anche Spoleto, Carsule, eh, un percorso molto lungo, ma oggi ci parlerà dei Campi Flegrei. Per ultimo, per la rubrica, quella la parola oltre il sipario, da un Fabio all'altro, Fabio Pierangeli. Il professor Pierangeli insegna letteratura italiana all'Università Tor Vergata, a Roma 2, membro del comitato scientifico, del consiglio scientifico della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, ha tantissimi interessi, autore Prolifico, tantissime pubblicazioni, libri, saggi, studi, direzioni di riviste. Ci siamo accorti che siamo nella stessa redazione anche di una rivista, ne parlavamo prima. E si, occupa, si è occupato soprattutto di Leopardi, eh, ma di tanti altri autori, Pavese, eh, Ungaretti, Pomilio, eh, tanti, ne dimenticherei qualcuno. Ma oggi ci parlerà di Calvino, di Italo Calvino. Come sempre, poi avremo la fortuna di avere con noi Andrea Steiner. Ve lo dico subito, poi lo vedrete: oggi ha le bretelle anche lui. Me ne sono accorto prima. Questa è una cosa che non sta bene. E poi, come sempre, il professor Claudio Strinati. Professor Strinati, a te subito la parola. Cari amici, colleghi, buongiorno a tutti, buona domenica. Oggi, eh, nell'ambito del tema generale eh, della, dei, dei nostri incontri, eh, vi, vi propongo un'immagine che fa riferimento a un tipo molto particolare di, diciamo, di vacanza, di villeggiatura, so, potremmo dire nell'ambito della cultura settecentesca del Grand Tour. L'opera che vi che propongo la vostra attenzione è un dipinto di un pittore francese del Settecento, eh, che si chiama Pierre-Jacques Voler, un nome diciamo, relativamente noto ai cultori delle belle arti. Ma, eh, un tipico rappresentante di una, della cultura francese a Napoli, ecco, diciamo, che, che è un fenomeno che tocca poi una, una miriade di situazioni, di tecniche artistiche tra il Settecento e l'Ottocento, orientando diciamo l'osservazione del, del fruitore verso un concetto molto particolare, del grand tour, quindi. Diciamo, il grand tour qui noi lo, lo intendiamo per un aspetto eh, che è quello appunto diciamo così dello svago, del divagare e del, e del fruire delle bellezze dell'Italia soprattutto sotto il profilo culturale e quindi eh, no, non certo la vacanza come la intendiamo noi oggi però è sintomatico il fatto che la parola turista comunque che è la parola che viene attribuita a chi è comunque in vacanza e gira, va a visitare questo o quello, e in effetti è direttamente collegata alla bellissima dicitura di Grand Tour che viene elaborata tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. È un momento del Grand Tour mirabile, memorabile, soprattutto a partire dalla metà del Settecento, quando quando gli scavi di Ercolano e di Pompei cominciano a essere conosciuti, divulgati, sia sul piano scientifico sia su quello della popolarità. E numerosi artisti, ma anche semplicemente appassionati, vanno su quei luoghi e la visita a Napoli diventa un fattore diciamo, formativo bellissimo. La, la, questo è un dipinto verso il 1770, eh, che è l'anno della nascita di Emanuele Kant, colui il quale, eh, parecchio tempo dopo, eh, elaborerà, elaborerà eh, no, scusate, no, no ho detto una stupidaggine no in realtà il 1770 è l'anno dell'ascita di Hegel io ce l'ho sempre nella mente perché sono fissato con Hegel allora questo. no in realtà Kant è nato molto prima ma è interessante osservare che a una ventina d'anni di distanza da un dipinto di questo genere così estatico così misto di spirito eh, turbolento no? un'eruzione del Vesuvio ma nello stesso tempo una situazione di calma, di quiete di dolcezza del vivere, che è un elemento del Grand Tour fondamentale. Appunto, una ventina d'anni dopo, Kant pubblicherà il famoso libro eh, che noi in italiano chiamiamo, correttamente peraltro, Critica del Giudizio, dove parla tanto di queste dimensioni, dell'approccio alla dimensione estetica intesa come bellezza da un lato, come sublime dall'altro, cioè ciò che ci porta al di là, eh, al di là della quotidianità, instillando in noi un misto di preoccupazione e di estasi, di terrore e di felicità, la dimensione del sublime che effettivamente compete, compete proprio alla dimensione estetica e che in realtà non è stata certo scoperta alla fine del Settecento, ma come abbiamo sentito anche nella scorsa. Eh, lo scorso incontro eh, pertiene moltissimo anche alla cultura classica. Eh, eh, questo, questo dipinto quindi ci, ci porta dentro una dimensione di, di dolcezza, di estasi, è vero, che, che è, è tipica del, degli intellettuali francesi a Napoli. È bello, mentre osservavo questo dipinto e pensavo appunto a questa dimensione estetica che volevo sottoporre alla vostra attenzione, mi, mi, ho, ho pensato a quanti legami di questo approccio eh, tra il romanticismo francese, il proto-romanticismo francese, e, e, la, e, la, e, la, e lo spirito che si crede principalmente napoletano, ma poi di fatto lo è fino a un certo punto. Mi, mi, mi veniva da pensare come. Eh, sembra di vedere in questo quadro lo stesso spirito che parecchio tempo dopo ha, ha animato la produzione di un altro francese a Napoli che però è molto meno noto del, di Pierre-Jacques Voler egli stesso non molto conosciuto che è l'autore di una musica che sembra scaturire da questo quadro in modo proprio lineare, e la cele, celeber, celeberrima canzone che penso tutti noi, che siamo tutti un po in una fascia d'età un po' avanzata, che conosciamo, che Santa Lucia. Vi ricordate quella bella canzone napoletana, ma in realtà contesto italiano, quando, dice, quando esordisce dicendo sul mare luccica l'astro d'argento, sembra di vedere una dimensione estetica di questo tipo. L'autore di quella canzone si chiama Teodoro Cotrot ed è un, un, un peraltro insigno musicista letterato di notevole spessore che nacque a Napoli nel 1827 da famiglia francese, morì nel 1879 e e compose un, tutta una serie di, di veramente mirabili canzoni di cui Santa Lucia è proprio l'emblema assoluto, una, una, un, un link diciamo così, che, attraversa, che attraversa lo spazio e il tempo. Ma è, è, è suggestivo pensare che su questo tema eh, del, dell'apparizione. Che poi sarà il sole che tramonta, può essere la luna. Resta il fatto che, nel quadro intendo, in questa dimensione sognante e magica eh, eh, sul golfo di Napoli, c'è effettivamente una, uno dei grandi parametri di riferimento dell'estasi amorosa, che naturalmente è una, una componente del Grand Tour. Che va ben al di là dell'approccio con le opere d'arte, con l'archeologia, con la cultura, ma è proprio un approccio con il luogo, con la gente e, e, e con quell'idea della pace interiore, che certamente è, è stata una componente non irrilevante della cultura della villeggiatura, Adesso usiamo un termine che non è del tutto proprio per un quadro come questo, ma comunque diciamo così, dell'ozium rispetto a quelle che invece sono le cure quotidiane della vita e del lavoro. Grazie professor Strinati, si avvicina Sanremo e dunque hai fatto bene a ricordare Santa Lucia, e, ma soprattutto grazie per averci introdotto con... Eh, mirabile come sempre quel refuso, eh, anzi, quell'apsus. Eh, è stato il motivo per cui ti abbiamo tolto l'audio, non è che stavi sforando, è che purtroppo quando sbagli, no scherzo, perché l'occasione mi piace ricordare e ringraziare il regista dei nostri incontri che è sempre attentissimo e ci aiuta e poi è colui che mette non solo l'autore della splendida sigla che avete visto, ma anche delle registrazioni che poi vanno sui social, il dottore Gianluca Rame. Applausi. Dunque davvero, eh, davvero grazie per le strinati per averci parlato delle Chevalier, eh, come era chiamato, no? eh, Voler, eh, che... Tu dicevi molto bene, siamo in questo periodo della Francia giacobina, muore proprio nel 1799 che è l'anno della istituzione della Repubblica napoletana. Quindi questo rapporto dei vedutisti francesi, e poi lui è il massimo esperto, mi sono fatto un giro così per curiosità, per vedere, questo sta, qui ti ha fatto vedere tu al Polghetti Museum, a Malibu, a Los Angeles, però ne ha fatti tantissimi tutti uguali. Quanti ne esisteranno? Almeno una dozzina tutti uguali. Eh, il Massimo esponente proprio di questa produzione, di. Ehm, che poi ricorda molto anche mh, quella forma, no? la lettera, ti ricordi, di Plinio il Giovane a Tacito, in cui descrive esattamente l'eruzione eh, del Vesuvio. Eh, passo ora volentieri la parola immediatamente alla professoressa Ror che ci terrà una lezione dal titolo Tra villeggiatura e politica, soggiornare in campagna nella tarda Repubblica. Per te c'è la Clessidra. Grazie a te. Grazie molte. Buona, buona domenica a tutti, sono davvero felice di essere di nuovo in questo meraviglioso teatro e tengo a ringraziare moltissimo gli organizzatori e soprattutto Katia Fauci per il suo lavoro straordinario. Ma eh, entriamo in argomento, prossima slide, grazie. Vorrei lasciare la parola subito a Tito Pomponio Attico. Cicerone infatti nel Delegibus immagina Attico in visita ad Arpino e così il suo amico di sempre avrebbe commentato. Risvegliano in noi un'emozione indefinibile i luoghi che conservano le tracce di coloro che amiamo e ammiriamo. La nostra stessa Atene mi piace non tanto per i monumenti grandiosi e i capolavori artistici degli antichi, quanto per il ricordo dei grandissimi uomini, dove ciascuno di loro abitava, dove era solito sedere e tenere lezione. Con la medesima passione ne contemplo i sepolcri, perciò d'ora in poi amerò ancora di più questo luogo dove tu sei nato. Attico quindi parla di un luogo e anche noi oggi in questa breve chiacchierata parleremo di luoghi e nello specifico di luoghi di villeggiatura. E la prospettiva che adotterò è la stessa di Attico, luoghi cioè come sedi in cui si svolgono azioni, luoghi in cui operano i protagonisti di quelle azioni. Um, compiremo un breve viaggio in tre luoghi di villeggiatura tra il Lazio e la Campania e uh, il nostro discorso avrà come contesto cronologico, come contesto temporale la tarda Repubblica. Un tempo quindi di guerra civile, un tempo nel quale si producono contrapposizioni tra parti, ottimati contro popolari, sillani contro mariani. Pompeiani contro Cesariani e ancora Cesaricidi contro Cesariani. Proprio questa contrapposizione continua è la ragione per cui in questo tempo la dialettica politica conosce uno straordinario sviluppo. Ma nella vita politica interviene un nuovo protagonista, cioè la violenza. È sicuramente la violenza degli eserciti che si contrappongono sui campi di battaglia, in questo momento non dimentichiamo eserciti di cives, di cittadini, ma è soprattutto la violenza nel cuore di Roma, per cui intimidazioni, minacce, assassini condizionano le scelte dei cittadini che votano nelle assemblee, dei senatori che partecipano alle riunioni nella curia. Ecco allora che sempre più di frequente le sedi istituzionali vengono disertate. Si teme appunto, la paura è una forte motivazione, ma eh, dietro a questo c'è anche una strategia, cioè la volontà di coinvolgere nella decisione politica anche soggetti che sono estranei alle magistrature. Che non possono accedere ai comizi, alle assemblee del popolo né al Senato, ma vedremo meglio poi. Allora, dove si sposta la dialettica politica? Si sposta nelle residenze private. La prossima slide, grazie. La successiva, ecco, grazie. Bene, ehm, Vitruvio infatti, parlando proprio delle residenze dei magistrati, scrive si tenevano sovente pubblici consigli, giudizi privati e arbitrati, residenze private urbane ma anche residenze private extraurbane che vengono scelte perché garantiscono maggiore riservatezza, maggiore sicurezza in questo momento difficile. Allora, le ville eh, extraurbane, che sono l'oggetto di questa chiacchierata, mantengono la loro funzione tradizionale di luoghi dell'ozium, lo vedremo, ma affiancano a questa funzione, ne affiancano una nuova, ovvero diventano le sedi della politica, le sedi predilette della politica, e ospitano incontri al vertice, riunioni, cene politiche. Allora, noi compiremo, vi dicevo, un breve viaggio ehm, e ehm, seguiremo gli spostamenti di tre donne espressione dell'elite, tre matrone. La casa è il luogo d'elezione per l'attività delle donne. La tradizione vuole che le donne romane, le matrone, operino all'interno delle proprie case, si occupino della famiglia, della gestione domestica, non certo della politica. Ma eh, vedremo come in questo momento, un momento particolare come la tarda repubblica, le circostanze spingano le donne anche a occuparsi di politica e a farlo soprattutto in queste sedi, in questi luoghi. Quindi vedremo delle matrone che si muoveranno tra mos maiorum, tra tradizione e novitas. La prossima slide, grazie. Ecco la prima tappa del nostro breve viaggio. Ci troviamo all'Arcanum, ovvero nella villa ehm, di campagna di Quinto Tullio Cicerone. Eh, ci troviamo, il giorno in cui ci troviamo è il primo di maggio dell'anno 61 a.C. E eh, in questa villa agiscono tre protagonisti, anche altri, ma ci soffermiamo sull'azione di tre che sono Marco Tullio Cicerone, suo fratello Quinto e Pomponia la moglie di Quinto. Cosa sappiamo di questa donna? Beh, molto poco, le fonti che ci parlano di lei sono l'Epistolario di Cicerone in gran parte, poi ehm, Cornelio Nepote e poi Plutarco. Possiamo dire che c'è un solo focus sul suo profilo biografico, il matrimonio che l'ha unita a Quinto Cicerone. Per il resto non sappiamo praticamente nulla. Questo matrimonio è stato celebrato intorno al 68, quindi sono passati ormai sette anni. È un matrimonio che è stato voluto fortemente da Marco Cicerone, fratello dello sposo, e da Tito Pomponio Attico, fratello della sposa per ehm, rendere più saldo il loro legame di amicizia attraverso un vincolo anche di tipo parentale. Poi Marco Cicerone conosceva bene la ricchezza dei Pomponi e questo aspetto non doveva essere secondario. È un matrimonio che ha qualche momento felice, molto pochi. Sappiamo che nel 67 nasce il figlio, omonimo del padre, quinto, il primo maschio nato nella casa dei Tulli Ciceroni. Ma poi moltissime tensioni, moltissimi scontri e Attico e Cicerone intervengono ripetutamente nel tentativo di appianare le frizioni e di riportare l'armonia, ma sono tentativi vani. Ma eh, torniamo all'arcanum: che cosa avviene in questo momento? Beh, Cicerone ci consegna un'immagine, una fotografia, un'istantanea di un momento particolare di vita, un momento di ozium. Primo maggio, dicevo, si celebra la festa dei Larali, la festa per i Lari e Quinto ha organizzato una piccola festa domestica nella quale sappiamo che ehm, sono previsti proprio secondo le regole, la tradizione, ruoli distinti per il padrone e la padrona di casa. La prossima slide. Cicerone ci racconta questo. Appena arrivamo colà. Quinto disse con il miglior garbo di questo mondo: Pomponia, pensa tu ad invitare le signore, mulieres, io mi occuperò di far venire i ragazzi, pueros. Non si sarebbe potuto agire, almeno per quello che sembrò a me, con maggior dolcezza, e ciò non solo riferito alle parole, ma anche ai sentimenti dell'animo e all'atteggiamento del volto. Quindi, Ognuno ha un compito, padrone e padrona di casa, ma le cose non vanno bene. Prosegue Cicerone, invece quella in faccia a noi che potevamo sentire sbottò. Io per l'appunto la padrona di casa, qui sono un'invitata. E questo a mio avviso in conseguenza del fatto che Stazio l'aveva preceduta nel provvedere al pranzo per noi. Cosa avviene? Avviene che... Eh, Pomponia è esautorata, non può svolgere il suo compito e per questo attua delle ritorsioni. Eh, la prossima, grazie. Ci sdraiamo a mensa tutti quanti all'infuori di lei. Tuttavia, Quinto le fece servire altrove il pranzo, ma essa lo rifiutò. Dopodiché me ne sono andato ad Aquino. Quinto è rimasto nella tenuta di Arcano e il giorno dopo è venuto da me di buon mattino ad Aquino e mi ha raccontato che essa si era rifiutata di dormire nello stesso letto con lui e che al momento di abbandonare il tetto coniugale era stata tale quale l'avevo vista io. Come reagisce Pomponia, offesa, privata del proprio ruolo tradizionale? Beh, rinuncia all'organizzazione della tavola e al letto coniugale, cioè a due elementi che caratterizzano il ruolo femminile, ovvero la cura della famiglia che si traduce nell'organizzazione del pranzo, della tavola, nel soddisfacimento delle esigenze alimentari e la condivisione del letto coniugale, cioè la procreazione. Quindi Pomponia rinuncia temporaneamente al proprio ruolo nella comunità. Allora, nel 61, in una residenza di campagna, vediamo come si eh, organizza l'ozium e come in questo è riservato un ruolo alle matrone. Grazie, la prossima. Seconda tappa del nostro breve viaggio. Ci spostiamo sulla costa campana, ci troviamo a Miseno e la nostra protagonista è Cornelia, proprietaria di una splendida villa. Cronologicamente torniamo un po' indietro perché i fatti di cui ci occupiamo si collocano dopo il 121. È questo un anno tragico per Cornelia perché, nel contesto di scontri tra ottimati e popolari, il figlio Gaio, Gaio Sempronio Gracco, viene assassinato. Dieci anni prima era morto il figlio maggiore, Tiberio, nello stesso contesto. Quindi, la famiglia dei Semproni Gracchi è ora una famiglia di donne. Questo è importante e torneremo poi su questo aspetto. Cornelia e la figlia Sempronia. Ma chi è Cornelia? Beh, ehm, a Cornelia è stata dedicata una statua destinata a una esposizione pubblica nei luoghi pubblici di Roma. E questo è un evento eccezionale per una matrona. Non abbiamo più, purtroppo, la statua, ma rimane il basamento che vedete in questa eh, immagine. E il basamento è iscritto e eh, ci aiuta a capire quali sono gli elementi identificativi di questa donna, che eh, viene descritta come Africanifilia, figlia di Publio Cornelio Scipione l'Africano, Graccorum mater, madre dei tribuni Gracchi. Quindi la sua identità si sostanzia nei rapporti di parentela che ha come figlia e come madre. Vi ho portato nella tarda Repubblica, anzi direi meglio all'inizio della tarda Repubblica, Cornelia è una donna, potremmo definirla pioniera. Perché? Perché è protagonista di una trasformazione del ruolo femminile che si attua proprio in conseguenza della guerra civile. In un momento cioè in cui si combatte cittadini contro cittadini, molti uomini spariscono da Roma, muoiono in primo luogo, ma sono anche in fuga, sono proscritti, si devono nascondere. Ecco, questo fa sì che le donne siano chiamate, come in tante guerre anche più vicine a noi cronologicamente, ad assumere delle funzioni che prima erano proprie degli uomini e quindi anche ad occuparsi della politica. Ma non, basta, eh, non bastano le necessità di un contesto, sono necessarie competenze, sono necessarie conoscenze. E queste donne dell'aristocrazia hanno maturato queste competenze e conoscenze, perché grazie alla conquista che si è prodotta soprattutto il secolo precedente, nella prima metà del secondo, le donne romane hanno avuto accesso finalmente ad una educazione, ad una formazione culturale. Sono arrivati a Roma molti maestri, soprattutto grecofoni, che insegnano ai loro fratelli nelle domus aristocratiche, ma anche alcune matrone hanno ora accesso a questo tipo di formazione. Hanno accesso alle biblioteche, alle ricchissime biblioteche che come bottino di guerra sono state portate a Roma. Ecco allora che hanno maturato la possibilità di esprimere un proprio pensiero in maniera consapevole e con efficacia. In questo periodo, dicevo prima, che la eh, politica si sposta spesso nelle residenze private, dove le donne vivono e quindi hanno modo di assistere alle riunioni, agli incontri, di conoscere i temi della politica, ma anche le regole l'arte della persuasione, ad esempio. Allora Cornelia, grazie a tutto ciò, può intervenire in politica e la sua azione si distingue in due momenti diversi. Il discrimen è rappresentato dalla morte dei figli, quando muore Gaio Gracco e, come vi dicevo, questa rimane una famiglia di donne. Allora prima la sua eh, interferenza nella politica si compie attraverso i figli. Come? Cornelia è madre e quindi è educatrice e di conseguenza sceglie per i propri figli, che saranno politici un domani, sceglie i maestri. Cornelia insegna ai propri figli la retorica, in prima persona le regole del parlare in modo efficace. Cornelia insegna ai propri figli la storia, che è la storia familiare ma è anche un tassello della storia collettiva. E di conseguenza individua gli esempla i modelli a cui poi questi figli uniformeranno i propri comportamenti. Ma poi eh, Tiberio prima e Gaio eh, dopo muoiono. E allora com'è che Cornelia continua a fare politica? Beh, la prossima slide, grazie. Ce ne parla Plutarco. Cornelia si ritira nella propria villa a Capomiseno e lì organizza quello che potremmo definire un salotto. Riunisce intorno a sé politici, intellettuali, uomini di punta, e qui crea, custodisce e trasmette la memoria del padre e dei figli. Trasforma una memoria familiare nella creazione di eroi nazionali. Vediamo cosa scrive Plutarco. Visse presso il capo Miseno. Con i visitatori era piacevolissima quando si intratteneva a ricordare la vita e le consuetudini del padre, l'africano. Oltremodo ammirevole quando ricordava i figli. Ne parlava infatti senza dolore né lacrime. E rievocava le loro imprese e la loro morte con chi gliene chiedeva come se si fosse trattato di uomini antichi tanto che alcuni credevano che la vecchiaia o la grandezza dei dolori l'avessero precipitata di senno e non sapesse più cosa fosse sventura. Mentre proprio costoro, in verità, non sapevano quanto valgano una natura virtuosa, una nobile nascita, una retta educazione, a rendere gli uomini immuni dal dolore. E che seppure la fortuna spesso prevale sulla virtù nella sua lotta contro i mali, Tuttavia non può togliere il potere di soccombere con serenità. Memoria dei propri familiari, ma mi soffermo su un aspetto, ne parlava senza dolore né lacrime. Ecco, questa memoria per Cornelia è un momento di lutto e la cerimonialità funeraria romana riserva alle donne un ruolo nel lutto, ma quello è un ruolo... Irrazionale, è il momento in cui l'emotività prevale, le donne piangono, si presentano con i capelli sciolti, in disordine, devono manifestare la perdita subita, il dolore vivo che fa seguito a una perdita subita. Gli uomini di famiglia, invece, esprimono la perdita in termini di razionalità. Cosa ha perso la famiglia, cosa ha perso lo Stato, perché quell'individuo non c'è più. Ma Cornelia non ha uomini che si possano occupare di questo. E quindi spetta a lei anteporre al proprio dovere di figlia e di madre il proprio dovere di cittadina e quindi gestire il dolore in forma razionale al servizio della famiglia e soprattutto al servizio della comunità, al servizio dello Stato. In questo è una pioniera come donna, ma riprende un modello familiare. Pensiamo a Cornelio Scipione l'Africano suo padre nei suoi giorni nella villa di Literno. La prossima, grazie. E arriviamo con gioia della clessidra all'ultima tappa del nostro breve viaggio. Ci troviamo ad Anzio e eh, il giorno ehm, che vogliamo immortalare è l'8 giugno dell'anno 44 a.C. Giulio Cesare è stato assassinato da meno di due mesi e eh, ad Anzio, nella villa di eh, Servilia, ha luogo un incontro al vertice della fazione degli anticesariani è un incontro importantissimo, perché il Senato ha deliberato di concedere, di attribuire a Marco Giunio Brutto e a Gaio Cassio Longino, i leader della Congiura, l'incarico di approvvigionare a Roma di grano. Per questo serve andare in Sicilia e in Asia. La prossima slide, grazie. Si organizza quindi una riunione per decidere se accettare o meno questo incarico. Scrive ancora Cicerone, che è la nostra fonte, scrive pochi giorni dopo questi fatti. Sono giunto ad Anzio prima di mezzogiorno, il mio arrivo è stato motivo di gioia per Bruto. Poi alla presenza di molte persone, tra cui Servilia, Tertulla, Porcia, egli ha preso a domandarmi quale sua linea di condotta io approvassi. C'era lì anche Favonio. Quindi alcuni uomini, Cicerone, Favonio, Bruto e Cassio, e poi delle donne. Che partecipano proprio perché siamo in una residenza privata. Servilia, madre di Bruto, Tertulla, figlia di Servilia e moglie di Cassio, Porcia, moglie e sorella, e cugina, scusate, di Bruto. Ecco allora delle donne che prendono posizione su una questione politica di primaria importanza. Prosegue infatti Cicerone. Ecco allora che quella donna, Servilia, che tratti sempre riguardosamente, sta scrivendo ad Attico, che ben conosce Servilia, ha esclamato: Questo per davvero non l'ho mai sentito dire da nessuno. A cosa si fa riferimento? Beh, Cicerone era favorevole. Meglio accettare questo incarico o, in alternativa, organizzare un colpo di Stato a Roma, appoggiandosi al popolo per eliminare per sempre i cesariani. Servilia no, Servilia ha una posizione diversa, pensa che non vada accettato un incarico che porterà i cesaricidi lontano dal centro del potere, che li porterà fuori, lontani a Roma, intanto si decideranno ehm, le sorti dello Stato. Quindi Servilia interviene con una posizione netta contro un consolare. Io mi sono frenato, dice Cicerone, ma sia Cassio mi ha dato l'impressione di essere disposto ad andare in realtà Servilia prometteva di volersi dare da fare affinché l'assegnazione di quell'incarico dell'acquisto del frumento fosse soppressa dal decreto del Senato, sia il nostro amico Bruto rapidamente ha preso le distanze da quella vuota conversazione, nel corso della quale aveva affermato di volersene stare nell'urbe. Cosa fa Servilia? Non si limita a intervenire, ma agisce perché Servilia. Certo, difende Bruto in ogni modo dopo la morte di Cesare. Si preoccupa in tutte le maniere della sua incolumità. Sarà lei a intrattenere i rapporti tra Bruto lontano, prima nelle ville di campagna laziali, poi in Oriente, e i suoi fautori a Roma. Ma Servilia interviene nelle decisioni del Senato perché ha forti legami con la parte cesariana. È stata legata a Cesare per anni da una relazione di tipo passionale. Ma ha stretto molti rapporti con i cesariani. Interviene, lo sappiamo, sicuramente interviene perché questo um, incarico viene modificato in una legazio libera, in una sorta di ambasceria. E Servilia non si limiterà a questo perché un anno dopo, il 25 luglio del 43, quando Bruto e Cassio saranno in Oriente, sarà Servilia a organizzare una riunione in casa propria. Una casa privata, non sappiamo se romana o di campagna in questo caso, ma una riunione importante che convocherà, presiederà e coordinerà. Qual è il tema? Il tema è Bruto e Cassio dovranno combattere i cesariani in Oriente dove sono o tornare in Italia. Quindi un tema fondamentale. Servilia quindi si avvale delle proprie residenze per fare politica nel pieno eh, contesto della novitas. Allora quali conclusioni possiamo trarre, la prossima grazie, da questa rapida carrellata? Le ville extraurbane nella tarda Repubblica mantengono la loro funzione di luoghi dell'ozium, ce l'ha dimostrato Pomponia ma diventano anche sedi della politica e eh, l'accesso alla politica da parte di donne come Cornelia e come Servilia è legato ad un contesto eccezionale, certo, ma quando Augusto eh, produrrà la normalizzazione, cercherà cioè di ripristinare le regole, di superare l'emergenzialità della tarda repubblica, alcune donne continueranno a fare politica e naturalmente tra queste si distingue Livia. Quindi mi piace concludere con un'immagine di un segmento dello splendido affresco eh, della villa di Livia eh, ad Gallina Salvas, Prima Porta. Sicuramente in questo contesto Livia avrà fatto politica avendo di fronte a sé degli esempi importanti come Cornelia e come Servilia. Vi ringrazio. Grazie professoressa Rohr. Tu dicevi per la gioia della Clessidra. Credo che in molti in sala eh, sperassimo che la Clessidra si inceppasse. E quindi, poiché non è successo, io se il teatro continuerà a fare questi incontri anche l'anno prossimo, ti chiederei di parlarcene ancora, se sono d'accordo. Chiaramente, anche perché. Ci hai lasciato quasi sul più bello, nel senso che Pomponia, Cornelia, Servilia, eravamo arrivati a Livia e quindi ci rimane Livia da affrontare. Scherzi a parte, grazie davvero per averci mostrato questo slittamento, partendo da Vitruvio: lo slittamento delle sedi, della politica, eh, dai luoghi solitamente eh, utilizzati alle ville extraurbane e soprattutto il ruolo delle donne in queste ville, certo siamo anni luce lontani da Arcore, eh, però, però intendo dire il ruolo delle donne nelle ville extraurbane davvero è molto significativo, davvero tante grazie. Ora inviterei con molto piacere l'amico Fabio Pagano a prendere la parola. E Fabio ci parlerà della sublime bellezza di Baia tra memorie emerse e patrimoni sommersi. Dal momento che la Clessidra non è ancora Andiamo terminata, bene. non te la metto, però rispettala. Ti ringrazio. <ride> Buongiorno a tutti, buona, buona domenica. Anch'io non posso che non iniziare, ovviamente ringraziando l'organizzazione che ha voluto invitare me, ma direi invitare il Parco Archeologico dei Campi Flegrei che in questo momento custodisce questa bellezza e cerca di ovviamente non soltanto portarla avanti, ma in occasione come questa raccontarla e diciamo, rispolverarla. Ecco sì, eh, possiamo andare avanti e diciamo che entriamo subito eh, nel cuore del tema che ci siamo dati, cioè quello appunto di questo patrimonio, in questo caso emerso, in questa memoria emersa, che ha una sua cellula molto importante, soprattutto per il tema. Del, di, che è stato dato quest'anno, cioè quello che noi adesso chiamiamo il complesso archeologico, il parco archeologico dei Termi di Baia, che nel nostro lavoro quotidiano è una componente molto importante di un palinsesto che è stato creato con una certa malizia mettendo insieme 26 luoghi disseminati tra Pozzuoli, Bacoli, Giuliano IV, che costituisce il parco archeologico dei campi Flegrei. La Malizia sta nella difficoltà gestionale di un palinsesto così bello e così... Eh, così anche insomma, doverosamente degno di attenzione. Ecco, il Parco Archeologico dei Termini di Baia in questo momento è una meravigliosa suggestione di appunto un patrimonio emerso, materiale, eh, scolpito letteralmente in una stagione fondamentale di scavo e di indagine archeologica che si è svolta all'incirca per 40 anni tra gli anni 20 e gli anni 60 del secolo scorso e che ha avuto fortunatamente un suo maestro d'eccezione, un suo timoniere d'eccezione in Amedeo Maiuri. Ecco, è una situazione abbastanza costante in quegli anni, ma paradossale se vogliamo parossistica rispetto alla natura del luogo, perché in quegli anni l'archeologia arrivò a baglia, arrivò a guardare, fu chiamata a guardare con attenzione di tutela le pendici di questa sommità perché la modernità stava arrivando con tutta la fa forza, tutta la sua potenza e se vogliamo irruenza. Anche nel litorale Flegreo e imponeva industrializzazione. Sono gli anni in cui, in realtà, già dalla fine dell'Ottocento si era scelto che quella parte del litorale campano, un po' a nord-ovest di Napoli, sarebbe stato destinato a quello sviluppo industriale che poi ha avuto, pensiamo a Bagnoli. Ma sono gli anni in cui la Armstrong insedia i propri stabilimenti, anche industria pesante, silurifici, siderurgia, insomma, cose non banali, in quei luoghi. Quindi, bisogno anche di eh, risorse, e quelle risorse che si vanno a cercare per dare questa nuova veste, se vogliamo, a quel territorio di industrializzazione, di occupazione e di sviluppo legato a questi fattori, beh, si vanno a cercare nei stessi luoghi in cui si era sviluppata quella storia e vanno a caccia proprio in queste colline di una delle materie più umili, ma in realtà più nobili se vogliamo, delle risorse che la Terra Fregrea può offrire, la pulvis puteolana, la pozzolana. Si aprono enormi cave di pozzolana per costruire quei cantieri navali, per dare ovviamente anche risorse all'industrializzazione, ma se vogliamo, alle infrastrutture collaterali a quel processo. E l'archeologia, gli ispettori vengono chiamati a cercare di porre un freno a queste devastazioni che si iniziano a intravedere. Ecco, per molti anni l'archeologia, le sovrintendenze, gli ispettori, gli archeologi giocano in difesa, cercano di bloccare questo processo. La guida, ad eccezione di Amedeo Maiuri, fa cambiare letteralmente il passo e, attraverso anche delle contingenze, se vogliamo politiche, anniversari e quant'altro, con uno, diciamo, uno stand-by durante la Seconda Guerra Mondiale, riesce a scolpire un nuovo paesaggio che è il paesaggio del Parco Archeologico dei Termi di Baglia. Recentemente, noi abbiamo fatto un nostro piccolo percorso nella memoria. Nella memoria della sovrintendenza, del parco archeologico, cercando di rispolverare proprio anche delle immagini negli archivi della sovrintendenza attualmente conservate al Museo archeologico di Napoli, facendo una piccola mostra, producendo un catalogo, e riguardando queste foto, nelle quali si legge letteralmente un disegno architettonico, ma che si fonda nella sottrazione. La sottrazione è uno dei... Canoni conoscitivi dell'archeologia che sottrae terra, distrugge sedimenti per cercare di produrre conoscenza. Si costruisce molto poco in quella stagione, si restaura molto, ma attraverso la sottrazione si disegna un paesaggio così come Amedeo Maiuri riusciva a concepire. Se andiamo avanti, Iniziamo a vedere un po' qual è il risultato di questo paesaggio, questa scultura letterale che viene fatta, una sorta di epifania, riepifania se vogliamo, di quella memoria che era stata sotterrata e modificata nel tempo e che al tempo di Amedeo Maiuri e dell'archeologia che arriva a porre le proprie tende sulle colline della Sella di Baglia, in realtà era disseminata di vigneti, agrumeti e completamente modellata con pochi elementi che emergevano che sono quelli che hanno attratto i viaggiatori del Gran Tour che lì hanno avuto una delle loro tappe. Ecco, questa vedete una foto da drone abbastanza recente che ci offre eh, questa cellula di patrimonio di quel luogo che adesso andremo un po' a raccontare molto velocemente che è appunto il complesso delle terme di Baia. Stretto se vogliamo da quella morsa che nella parte bassa è questa sequenza di abitazioni che separano il porto di Baia ma soprattutto quel continuum, almeno di memoria, che è il patrimonio archeologico sommerso che sarà la seconda parte della nostra chiacchierata di questa mattina, una barriera ancora adesso materiale, se vogliamo un elemento distonico che eh, distoglie effettivamente l'attenzione e dall'altra parte invece l'arrembante modernità sotto forme più confuse indubbiamente e caotiche rispetto alla pianificazione industriale del comparto verso, per chi conosce il territorio, il lago Fusaro, quindi la sponda che si affaccia verso Cuma, il litorale che poi dopo un po' diventa il litorale Domizio. Ecco, già questa slide, dalla quale si vedono insomma, i grandi terrazzamenti, questi grandi complessi, ci porta di fronte a un'immagine poco ortodossa, se vogliamo, dal punto di vista archeologico. Ecco, Baia è fuoriscala, i complessi di Baia sono fuori scala per tanti elementi e sono effettivamente croce e delizia degli archeologi perché difficilmente possono essere ancorati a modelli conoscitivi abbastanza sardandizzati che ci permettono di individuare complessi. E ancora adesso, i nomi con i quali, Vengono presentati i settori delle Terme di Baia sono nomi convenzionali, non associabili a contesti di edifici perché frutto di uno sviluppo, se vogliamo caotico, già in età tardo repubblicana si parlava di voluptas edificandi in questi luoghi, una bramosia del costruire che in forme fortunatamente un po' diverse poi è stata seguita anche successivamente, ma non rispettano quei canoni e soprattutto sono il frutto di circa 200, 250 anni all'incirca, almeno questo è il momento topico, di sviluppo che ha fatto creare e che ha determinato questa manifestazione di un labirinto di strutture quasi inestricabile nel quale dobbiamo andare a cercare queste storie. Ma tutto nasce all'incirca ai tempi di Cornelia o giù di lì, insomma, nasce nell'inizio della tarda Repubblica e queste storie dobbiamo andarle a cercare nel cuore se vogliamo del problema, perché dobbiamo tornare nel momento in cui la particolare, la peculiarità della Terra flegrea, no? questo paesaggio antropico disseminato su una scultura di un paesaggio soprattutto vulcanico, ricordiamoci che siamo al centro del più grande apparato vulcanico attivo in Europa, 24 crateri, alcuni dei quali conservati sotto il livello del mare, ma che riservano indubbiamente molte angosce, Qualcuno l'abbiamo vissuta anche recentemente agli uomini che hanno scelto di vivere in quel territorio, ma anche molte risorse. Se andiamo alla prossima andiamo a vedere dove, dove cercare queste risorse, è una immagine di lavoro, per così dire, in cui noi ci troviamo a esplorare, ma non a scoprire, un condotto già noto. Un grande taglio artificiale che è andato in età appunto tardo repubblicana ad allargare probabilmente un condotto naturale che taglia completamente quella sella che abbiamo visto, un po' appiattita da quella foto, quindi che taglia il versante verso il Golfo di Baia con il versante verso il Lago Fusaro e dentro il quale eh, camminando, o meglio gattonando, mi hanno imposto di farlo anche a me, entrando dentro, dopo circa 30-40 metri si inizia a sentire una temperatura che va a salire, e ancora adesso a un certo punto si eh, entra a contatto con dell'aria calda, più sfumata oggi rispetto a ieri. Ma che era questo termosifone, questo FON, questo sistema di così, sfruttamento di quelle risorse idrotermali che è il motore con il quale questa storia è partita. Siamo all'incirca probabilmente della Tarda Repubblica, siamo probabilmente alla fine del secondo secolo a.C. e lo possiamo dire attraverso, se vogliamo, l'uscita di questo condotto. Se andiamo alla prossima, l'uscita ci porta in una zona minimale, embrionale. Diciamo, nel, nell'inizio se vogliamo del tutto, che è questo complesso che ancora adesso viene definito delle piccole terme, indagato alla fine del secolo scorso in una campagna archeologica, e inquadrato in una dimensione cronologica che va all'incirca appunto alla fine, con le sue prime fasi, alla fine del, del secondo secolo avanti Cristo. Scusate, nella quale vediamo e intravediamo quei pavimenti sopraelevati di fasi un po' successive, un'altra invenzione baiana, un'altra invenzione felgrea nei quali inizia a canonizzarsi, probabilmente all'interno di una villa tardo repubblicana, un sistema di sfruttamento di quelle risorse. A Baia le terme nascono in quegli anni, gli anni in cui appunto si inizia ad andare a fare le cure alle acque cumane, per, eh, appunto, ce lo ricorda anche Scipione, ce lo ricordano anche le vicende di Scipione e chi si inizia a sfruttare quantomeno a porre l'embrione di quello sviluppo che poi porterà a, appunto, a quel labirinto che sono le terme, le terme di Baia, senza bisogno di forni. Non esistono terme in questo versante che hanno avuto la necessità nella maggior parte dei casi di costruire infrastrutture legate al riscaldamento. La natura offriva ovviamente tutto questo. La cosa si sviluppa molto velocemente e la diciamo, contingenza di quelle esigenze sociali che abbiamo mirabilmente ascoltato nella lezione che ci ha preceduto e queste risorse crea questa, se vogliamo, bolla speculativa a baia, se andiamo avanti. Che porta eh, quelle pendici indacate in questi cunicoli, sfruttate, così monitorate, in quella modellazione di architetture che a un certo punto non riusciamo più a seguire. Perché, da quei complessi nei quali all'inizio forse riusciamo a nucleare delle ville tardo repubblicane, una la vedremo anche, eh, si nasconde sotto il castello aragonese di Baia, la sede del nostro museo. A un certo punto invece si sviluppa un addensato di costruzioni che apprende la forma di sicuramente edifici palazziali, ma quasi di complessi che possiamo associare a episodi alberghieri come insomma, le spa e cose di, di questo tipo. E quindi questa modellazione che accompagna, e da lì in quella società nasce effettivamente quello che diventerà un topos letterario, che diventerà il luogo forse per eccellenza della villeggiatura della tarda Repubblica del Primo Impero con frequentazioni che se fosse mai stato creato, forse lo è stato fatto, il libro delle figurine panini della storia romana, beh, riusciremo a riempire quasi l'intero album perché i personaggi che hanno vissuto direttamente o indirettamente con residenze temporali o permanenti questo lembo di terra sono gran parte dei personaggi che ricordiamo nel libro di storia romana e con una mole che rende il nostro lavoro se vogliamo anche più complesso, almeno quello del tentativo di narrare questa compenetrazione di patrimonio materiale e patrimonio immateriale di informazioni scritte che forse non appari nel litorale campano sicuramente e in pochi altri luoghi al mondo. E quindi una sequenza enorme, possiamo scorrere qualche immagine, di fonti che ci raccontano quello che succedeva a Baia, cioè questo sviluppo di grandi stabilimenti termali con presenze che poi entreranno a far parte del demanio imperiale prenderanno la forma anche lì di sperimentazioni che saranno palazzi soprattutto nel costone lungo Punta Epitaffio, ma anche con quella narrazione che porterà eh, Cicerone tante volte a ricordare i piaceri gli amori, le gite in barca le passeggiate a Baia con quella sublime nella sua ovviamente eh, brevità frase di Orazio che molti di voi ricorderanno nel quale lui richiama appunto e ricorda che nessun golfo rispende più della mena della mena baia tanti ricordi eh, catullo tanti ricordi ovidio che ovviamente richiamano i il piaceri il l'uso la dolce vita baiana con il contraltare in realtà di quello che succedeva a Balla e le possibili deviazioni dell'interpretazione di questi luoghi della gioia di vivere e quindi in, l'inevitabile ovviamente seneca che chiama baia un ricettacolo di vizi o properzio in quel caso preoccupato delle così eh, momenti di svago eccessivo che poteva avere la sua amata Cinzia che eh, si spinge a dire perischia Baia lo definisce delitto d'amore, cioè questa visione che porta Baia ad essere interpretata come un luogo, ma possiamo immaginare, no, tanti luoghi nel corso della storia umana hanno avuto Marienbad Attualmente forse Dubai, non so cosa citare, ognuno ha il suo topos del luogo in cui incarnare il piacere e spesso quel piacere prende strade anche eh, criticabili eh, in, in alcuni casi. Marziale come al, solo, eh, come al solito è quello che riesce a ricamare in maniera più puntuale forse queste descrizioni quando appunto definisce e ci racconta della storia di Levina, una donna che viene definita più casta delle antiche Sabine che a un certo punto è arrivata a Baia, abbandona il marito e lui chiude questa frase, chiude questo periodo dicendo che a Baia si arriva a Penelope e si riparte come Elena, un po' sintetizzando quello che poteva avvenire. E questa è questa memoria materiale. Quindi, quindi vediamo i complessi, nel dettaglio l'emiciclo della Sosandra, sono i luoghi da cui è uscita fuori l'Afrodite Sosandra che potete ammirare, proprio nella stagione degli schiavi del Maiuri, alla fine degli anni 50, che potete ammirare al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Pavimenti museicati, ma è veramente un'inestricabile sequenza. E a un certo punto, probabilmente, le ville eh, abbandonano questa sella, abbandonano questo profilo di colle e si spostano progressivamente verso ai lati, lasciando spazio appunto a qualcosa che è eh, eccezionale dal punto di vista anche del palinsesto, delle nostre conoscenze dell'architettura antica, perché solo a Baia ha avuto questa densità di sviluppo e anche questa accentuazione di sperimentazione. Con, vedete questo percorso in cui la risorsa materiale, la stessa risorsa che poi ha tentato di aggredire, o meglio, la stessa esigenza di andare a captare quelle risorse che ha aggredito questo patrimonio, cioè la pozzolana, tanto eh, così bramata da, dai costruttori di inizio Novecento, in realtà offre a Baia l'ulteriore elemento per spingersi al di là eh, di quello che si era tentato prima e di quello che si era sperimentato prima. Andiamo avanti e lo vediamo attraverso vabbè, ambienti eh, come questi, in cui appunto il lavoro di Maiuri si vede anche nel restauro, nella riformulazione anche di modelli insomma, architettonici, quasi di capacità di restituzione prossemica. Ma se nella prossima slide, non ricordo male, dovremo vedere ecco, uno degli edifici eh, simbolici del complesso delle Terme di Baia. Siamo in questo caso proprio così a, a cavallo della Tarda Repubblica, prima età imperiale, probabilmente età augustea, in quegli anni a Baia si costruisce, si sperimenta la più ardita e antica, al tempo stesso, struttura voltata che conosciamo oggi, il cosiddetto Tempio di Mercurio o il cosiddetto Tempio dell'Eco, tanto amato come definizione dai viaggiatori del Grand Tour, che giocavano poco nella cupola di San Pietro a parlare, a chiacchierare. Ai lati, a fianco della parete, e chi c'era al centro, chi era al centro in quella sorta di isola, non riusciva a percepire alcuna, alcuna sensazione appunto, di quello che si stava dicendo. Ma dal punto di vista strutturale, siamo di fronte a una ardita costruzione, ripeto, ancorabile nella prima età augustea, che sostanzialmente a livello dimensionale è un Pantheon in scala 1 a 2, prodotto all'incirca 120-125-130 anni prima del Pantheon. Anche qui la riflessione molto banale è che la contingente presenza di risorse così minime come quella meravigliosa, eh, in quel meraviglioso ingrediente delle ricette dei cementizi a romana, delle costruzioni romane, la pozzolana, la ricchezza e aggiungerei anche la volontà di manifestare la ricchezza attraverso l'edilizia, attraverso l'architettura, riescono a produrre queste enormi architetture in forme molto sperimentali. Non è un caso che dalla prima età augustea questa dimensione palaziale occupa l'intera sella e molti delle sperimentazioni, questa e molte altre, che vengono adottate a Baia, per esempio Fausto Zevi le legge come prototipi anche del disegno architettonico che travalica l'architettura e arriva all'urbanistica della Domus Aurea romana. Quindi Baia, luogo di sperimentazione. Con la, se Andiamo avanti anche con la presenza di queste strutture, vedete che ancora adesso vengono presentate e narrate sotto la forma di Tempio di Mercurio, Tempio di Diana sulla destra della slide e Tempio di Venere, ma che in realtà tempi lì non sono mai stati, sono nomi che gli rimangono appunto in maniera così fascinosa, attaccati dalle memorie dei primi viaggiatori, ma che, e anche qui è impressionante immaginarlo, corrispondono a delle grandi strutture voltate, coperte mediamente a cupola, con anche un'evoluzione di queste strutture che sostanzialmente accompagna l'evoluzione architettonica, perché se il Tempio di Mercurio è ancorabile nella prima età imperiale, in età gustea, il tempio di Venere che vediamo nella parte, almeno per me, destra della slide è probabilmente databile nell'età adrianea, assomiglia alle cose che vediamo a Villa Adriana, mentre l'altro dobbiamo arrivare probabilmente nella tarda età antoniniana. Quindi abbiamo anche una sequenza di evoluzione del costruito che rispondono alle stesse esigenze, grandi sali termali, sempre spingendo l'acceleratore su quello che la tecnica poteva ovviamente riversare sono quelle grandi strutture, ripeto, che facevano parte di questo complesso eh, veramente quasi illeggibile dal punto di vista dei nostri canoni di lettura dell'architettura romana che costellava la costa baiana. Ai lati eh, c'erano le ville fino a spingerci a Capo Miseno, dove appunto siamo andati nel viaggio che ci è stato offerto prima e fino ad arrivare eh, in un luogo che forse vediamo nella prossima slide, credo, non ancora. Ma dove troviamo abitazioni? Ecco, questo è un piccolo ambiente che ho messo come slide, è una delle icone per chi è stato al parco delle Terme di Baia, probabilmente non si sarà sottratto al fashion di farsi una foto davanti a questa strana cosa. Per noi è diventata un'icona ed è uno degli ambienti voltati a fianco del cosiddetto Tempio di Mercurio, ma è il luogo che adesso attrae le persone per questa crescita anomala di un fico. Che più o meno dagli anni 50 ha scelto di vivere a testa in giù, quindi ha costruito il suo apparato radicale nella sommità di questa volta e non è evidentemente banale ricordarvi quante preoccupazioni ci dà per la conservazione della volta, ma quanto forte è l'attaccamento anche del territorio a questo fico e quindi noi cerchiamo di difendere entrambi, crescendo a testa in giù, fruttificando, non riuscendo a portare a maturazione questi fichi, ma noi... Ce lo teniamo stretto finché potremo, sia perché è molto amato da chi ci viene a trovare, ma anche perché incarna questo mondo a testa in giù, queste anomalie, se vogliamo, di un luogo in cui appunto il Tempio non è un Tempio e in cui ad esempio i confini tra acqua e mare sono estremamente incerti e molto labili, molto volubili. E se noi giriamo le spalle a questo figo, o giriamo le spalle che appunto ci stavano portando a guardare la sella di Baia, questa sella completamente costruita, modellata, scolpita in questo paesaggio quasi bulimico no? di utilizzo degli spazi e ci voltiamo, quello che cerchiamo di fare con la prossima slide. Ecco, da un lato vediamo la mole del Castello Aragonese di Baia, che per noi è il nostro museo, ma quello è un altro luogo che chi conosce il territorio sa che si può sfogliare, come spesso si fa anche nell'archeologia del costruito, e sotto quella austera mole di fortificazioni, di eh, tenaglie, che ovviamente possiamo ancorare a fasi molto più recenti, beh, si svela, come in una matriosca, il cuore di una villa tardo-repubblicana, con fasi... Appunto, di primo secolo avanti Cristo, un'evoluzione che ci accompagna e con pavimento, un pavimento in situ e un apparato decorativo al suo posto a circa 85 metri di altezza, che possiamo associare e che è stato associato a un noto passo di una fonte che ci ricorda che Cesare aveva una villa che traguardava due golfi. In realtà ci sono due candidati dal punto di vista topografico a ospitare questa villa, ma che ci ricorda che le ville costellavano quel cuore pulsante che abbiamo visto molto velocemente che era il complesso delle terme di Baia. Quindi personaggi, queste figurine, questo libro di storia che è intorno a noi e che veramente proietta delle ombre molto lunghe sul patrimonio materiale e rende Baia, ma non soltanto Baia, i campi flegrei, pensiamo a Pozzuoli. Un luogo di memoria anche in materiale molto forte, ma che appunto essendoci ormai girati, traguarda il mare. Quindi ci avviciniamo eh, senza guardare la clessida perché a questo punto non c'è. Verso il lato eh, B, se vogliamo, della nostra storia, che è quello del patrimonio invece sommerso. E qui iniziamo a vedere quel pezzo di mare, purtroppo anche disseminato di eh, interpolazioni visive, percettive, come quei cantieri che stavano sorgendo nel momento in cui l'archeologia inizia a costruire il proprio percorso nel parco delle terme di Baia, ma che ci affaccia a quel mare che ormai da più di 20 anni è diventata un'area marina protetta e un parco sommerso, quindi un luogo effettivamente di tutela a due, a due livelli, nel quale con la prossima slide iniziamo ad, al quale, nel quale ci iniziamo solo virtualmente a tuffarci. Con questa foto fatta da un bravissimo fotografo che ha costruito una sua esperienza proprio nel riuscire, forse non si riesce bene a vedere, di riuscire a mettere a fuoco il patrimonio sommerso e la memoria emersa. Siamo sotto Punta Epitaffio, su quel promontorio. La foto fortunatamente non fa vedere lo scempio che è stato fatto sulla sommità di quella collina, ma lì c'era il palazzo degli Imperatori. Lì possiamo seguire una filiera di fonti che ci portano a immaginare in età. Probabilmente già al tempo di Augusto, ma soprattutto da Caligola, Claudio, Nerone in poi, si era addensato quello che era il palazzo degli imperatori, il presidio imperiale alle, nei pressi del golfo di Baglia. E se lì su quello sperone che si chiama Punta Epitafio, per appunto un'epigrafe messa in età borbonica, si scende solamente tre metri e mezzo sotto il mare, beh, si incontra la memoria, in questo caso sommersa facilitata da copie di stato che sono state messe, secondo me, molto intelligentemente nel 2006 e si entra letteralmente in quello che una volta era il ninfeo di Pontepitaffio, svestendo i panni del viaggiatore, tra virgolette normale, cioè, lavorando mentalmente un po' come quel fico, proiettandosi in dimensioni diverse, scegliendo di andare o con una barca o e, inforcando pinne e maschera e andando a vedere questi percorsi, ne abbiamo sei aperti attualmente nella forma che uno può scegliere incontrando sostanzialmente o meglio continuando lungo quella scia della storia che aveva fatto di Baia e nella prossima slide la vediamo nella sua formulazione o meglio ci arriviamo nella storia che aveva fatto di Baia appunto questo luogo che Orazio definiva il più ameno meno nel mondo. Se andiamo avanti credo di aver messo una ipotesi ricostruttiva, vedete di come Doveva presentarsi il Sinus Baianus, il Baianus Lacus, e, e lì si vede sostanzialmente con questa tonalità di azzurro più tenue quella che è la parte in alcuni, luoghi, in alcuni punti, 250 metri, della costa: non che il mare ha rubato la terra, ma che la terra, se vogliamo generosamente, ha lasciato al mare. Per effetto di quel fenomeno che tutti voi conoscerete, del quale parlavamo prima, cioè del bradisismo, di questa manifestazione del vulcanismo fregleo, molto tipica, che sostanzialmente prevede una sorta di ascensore, no? una grande caldera. I campi flegrei sono un vulcano che non si vede, quello che manca è il Vesuvio, il cono, perché tutto questo è collassato durante le fasi eruttive, quelle devastanti, quelle dell'imbrite campana, siamo circa... 30.000 anni, eh, 30 anni avanti Cristo o quello del tufo giallo, quello che troviamo quando scendiamo nella Napoli sotterranea. Ha collassato questo enorme cono e quello che è rimasto è questo palinsesso di questi 24 graderi. Ma la caldera ancora c'è, la camera magmatica, le camere magmatiche ci sono e c'è una pentola in ebollizione che quando raggiunge alcune temperature, sto banalizzando molto un discorso molto complesso, solleva il coperchio che è la nostra crosta terrestre. O a viceversa lo fa scendere. E questa storia, cioè la storia del termalismo sbagliano, di questa dolce vita, di questa lieta società che viveva in quei luoghi, che viveva abbracciando questo spazio, vedete questo golfo, con un canale che proiettava veramente in questo abbraccio fino ad arrivare a Punta Epitafio. Eh, le scritte che vedete Villa Tipisoni, eh, quelle che vedete Terme, Ninfeo di Claudio o dall'altra parte il Portus Iulius, in questo caso sono i nostri percorsi sommersi, sono ciò che si trovano circa 3 metri e mezzo, 4 metri sotto il livello del mare, quindi nulla di particolarmente ardito dal punto di vista dell'immersione si può fare anche con un, un approccio tipo snorkeling, ma che adesso sono percorsi visibili in questo modo. Baia è stato anche un luogo inevitabilmente di sperimentazione, di tecniche, di metodologie in parte ancora a ROE, proprio sempre grazie a Medeo Maiuri che dopo aver più o meno chiuso, anzi quasi sostanzialmente chiuso il suo lavoro nel parco archeologico termine di Baia, intuisce la nuova frontiera. Va in un convegno a Albenga. Eh, di, di archeologia sottomarina, sostanzialmente lancia la sfida, ma lo fa in quel momento e in quel luogo perché sa che lì c'è l'unica persona che può raccogliere la sfida, cioè Nino Lamboglia, un gigante dell'archeologia italiana che raccoglie la sfida l'anno dopo scende a Baia e tra il 58 e il 59 inizia a fare la prima campagna che vedete in alto eh, di topografia e di archeologia se vogliamo eh, così, eh, programmata che viene fatta e viene svolta non soltanto in Italia ma al mondo. E da lì parte la stagione delle ricerche nel parco sommerso, che poi si accompagnerà di episodi eccezionali come il rinvenimento prima fortuito di alcune statue sotto Punta Epitafio, poi programmato in un'importante campagna di scavo che si è condotta negli anni Ottanta. E poi l'Istituto Centrale del Restauro, che intuisce che Baia può essere anche un luogo di sperimentazioni per tecniche di restauro sott'acqua. Se andiamo avanti con le slide incroceremo queste esigenze. Perché? Perché da un certo punto di vista in poi, un certo punto in poi si sceglie, se andiamo avanti con la slide, di conservare in situ tutto ciò che può essere conservato e questo impone anche scelte conservative, attenzioni conservative molto forti. Quindi ormai a Baia, ormai da vent'anni, e noi continuiamo a farlo per diversi mesi all'anno, si restaura sott'acqua con ricette particolari, esperienze particolari, cercando di mantenere ovviamente il più possibile in quella situazione tendenzialmente anche abbastanza così critica da controllare il patrimonio appunto, che riusciamo a restituire. Questa è una foto così dall'alto, anche qui, rubata dal drone in un gennaio di un paio di anni fa, una giornata particolarmente limpida, ma non è un 3D, questo è quello che si vede facendo alzare un drone davanti il lago Lucrino e quelle che vedete sono le strutture del Portus Iulius, perché vedete il nostro parco sommerso, oggi siamo molto attratti, almeno il tema che abbiamo cercato di interpretare oggi è quello della villeggiatura, degli Ozia, quindi siamo un po' più spinti verso Baia, ma dall'altra parte di Ponte Pitaffio si sviluppava il più grande porto commerciale che era stato poi immaginato, prima militare e poi commerciale, e queste sono le grandi strutture del porto Siulius, c'è cioè la mano di Agrippa, c'è cioè l'idea di Augusto, c'è cioè quella forza che fece di Pozzuoli, che in realtà già era... Ben messa il più grande porto commerciale, il vero porto dell'Urbe, e la fece diventare insomma quella che conosciamo. Andando avanti, credo di. Ecco, L'esperienza del parco sommerso, quindi le copie delle statue di Punta Epitaffio e un'esperienza appunto che i visitatori possono rinnovare in forme, in forme diverse. Statue del, in questo caso del eh, contesto poi iconografico, narrativo, del ninfeo di Punta Epitaffio, che in fondo aveva la scena appunto di Ulisse e Baios, tra l'altro eh, eponimo legato appunto al nome stesso di Baia, nella quale vediamo proprio il versare in questa coppa e, e quello che manca è il nodo centrale, cioè la figura del ciclope di Polifemo che non è stata mai trovata. E la soprattutto enorme sequenza di pavimenti musivi. e Lì ovviamente il nostro lavoro diventa più complicato e più affascinante. Restaurare questi mosaici. Perché? Perché l'esperienza, se ci tratteniamo solo un secondo in questa slide. L'esperienza che chi, non so se qualcuno di voi l'ha fatta, eh, comunque ha ah, il visitatore di Baia, di Baia Sommersa, del Parco Sommerso, è oltre ovviamente a cambiare il proprio paradigma di approccio al patrimonio, è guardare un'epifania quasi quotidiana di, questa, di questo patrimonio. Perché questi mosaici vengono... Quotidianamente ricoperti da quella coltre di sabbia per motivi protettivi, conservativi, perché ovviamente si eh, innescherebbero quei fattori patogeni della biologia marina, insomma, fattori algali, eh, componenti che potrebbero minare la conservazione, ma ogni volta. In, anche con dei gesti molto delicati, muovendo la mano e muovendo un po' d'acqua, si svela questo mosaico, o almeno alcuni lembi di questo mosaico, sotto la guida ovviamente di diver autorizzati che vengono formati e autorizzati da noi. Quindi è un'immagine molto forte, è una scoperta quasi quotidiana che si svela di fronte a noi e che mette in luce effettivamente superfici come queste. Il contraltare è uno stress a cui sottoponiamo, ovviamente, questo, questo, questo patrimonio che cerchiamo di controllare con un monitoraggio costante che facciamo nel corso dell'anno e con gli interventi di conservazione programmata che ormai sono, ci impegnano diversi mesi l'anno. Queste sono le superfici, questi ad esempio sono i mosaici della cosiddetta Villa Protiro che si trova proprio di fronte al canale, quasi in prossimità proprio del canale d'accesso al Sinus Baianus. Se andiamo avanti ne incontriamo altre e in questo caso, beh, come abbiamo visto prima e come nel caso di Baia non è così infrequente, la possibilità di dare un nome, di mettere un nome sul citofono, se mai ci fosse stato un citofono di questa villa, banalmente come sanno gli archeologi, per il rinvenimento di qualche anno fa di, una, di un tubo in piombo in cui si legge chiaramente la scritta Pisonis, che ci consente di dare un nome a quella villa che si trovava lì, proprio a fianco del mare, a, diciamo, a, a valle, mi verrebbe da dire, più costiera rispetto all'infeo di... Ponte Epitaffio e che era appartenuta appunto ai Pisoni e sono quei Pisoni, quelli che tutti noi ricordiamo, che associamo, cioè quelli che nel 65 proprio in quella villa avevano immaginato un destino diverso per Roma. Sappiamo che poi le cose non sono andate come loro hanno scelto. Quindi la possibilità di ancorare anche storie che siamo abituati a leggere in luoghi e dargli appunto una dimensione che appunto a Baia succede non di frequente. Volevo, eh, sì, per avviarmi verso la conclusione perché credo che. La classifica ci dice che siamo arrivati, semplicemente per raccontarvi quali sono le ultime cose, ma mh, veramente velocemente per darvi almeno una sensazione del divenire anche del lavoro che stiamo svolgendo. Ecco, queste sono la nostra ultima frontiera. I campagne di scavo che abbiamo fatto nel corso dello scorso anno ci hanno portato di fronte, siamo molto, vicino, molto vicini a Punta Epitaffio, a un'enorme esedra, un'enorme struttura con, vedete, questa grande formulazione, terminazione circolare, costellata di cinque grandi nicchie. Dentro le quali abbiamo trovato, eh, si vedono forse meglio nella prossima slide, ma se ne solo un secondo in questa, delle eh, decorazioni eh, mosaicate e che probabilmente formulavano una grande fontana con cinque nicchie che riversava l'acqua all'interno di questi complessi. L'acqua era ovviamente una cosa costantemente presente a Baia. Ecco, se nella prossima slide vediamo, intravediamo, perché siamo sott'acqua, lo stiamo iniziando a lavorare, beh, vediamo delle figure probabilmente di anatre ai fianchi di un bocchettone da cui usciva l'acqua, ma il tema non è soltanto in questo caso la bellezza di un nuovo pezzo di memoria che emerge in un contesto sommerso, ma se vogliamo anche la difficoltà di affrontare e un'altra volta Baia impone sperimentazioni, perché questi mosaici sono i primi mosaici parietali, verticali, che abbiamo nel parco sommerso di Baia. A pasta vitrea, anzi in alcuni casi abbiamo visto tessere a foglia d'oro. Ci impongono soluzioni conservative che probabilmente ancora non abbiamo, quindi in questo momento chi sceglie di venire a trovarci non vedrà questo mosaico. Stiamo sperimentando anche attraverso delle simulazioni eh, così, eh, di stress, eh, del, anche delle dimensioni delle correnti, dell'insabbiamento quali possono essere gli effetti e quali sono ovviamente anche le indicazioni per un corretto restauro. Ma è ovviamente una sfida continua che ci porterà, speriamo, a trovare le soluzioni per poter far emergere un altro pezzo di, di questo formidabile patrimonio. Credo che sia la stessa e vi lascio quindi con ecco, la nostra attività. Quindi, insomma, se avrete la voglia, per noi sarà sicuramente un piacere di venirci a trovare, oltre a vedere questo patrimonio forse incrocerete, perché lo facciamo per diversi mesi all'anno, i nostri tecnici e i nostri collaboratori sott'acqua a fare cose strane come restaurare o scegliendo invece forme più light di visita, le imbarcazioni ce ne sono diverse che ormai accompagnano le persone, come vedete anche di notte, a così incontrare questo particolarissimo patrimonio. Grazie a tutti voi. Interrompere l'applauso, altrimenti metto la clessidra e avete mezz'ora. <ride> Grazie Fabio, è stata sensazionale, splendida. Eh sì, so che il patrimonio eh, monumentale che ci hai fatto vedere si offre, ma come ce l'hai presentato tu è stato splendido, davvero grazie. Tra eh, memorie emerse, patrimonio sommerso, ci hai fatto sognare, ti verremo a trovare, io sicuramente, però in barca, perché io e il nuoto siamo due cose distanti. E, mh, soprattutto mi è piaciuto molto, io sono tantissime le suggestioni che ho colto, tra fonti letterarie, eh, visitatori illustri, antichi e monumentali, Moderni. Mi ricordavo ad esempio che Adriano è morto proprio a Baia eh, nel 138, sceglie, era malato, si reca a Baia nel tentativo di guarire, come dire, il 10 luglio del 138 e muore. Soprattutto mi è piaciuto molto, eh, raccolgo solo questa piccola cosa tra le tante che hai detto, Baia come luogo di sperimentazione antico e moderno, moderno per le nuove tecnologie che eh, dovranno aiutare per il restauro, come ci spiegavi adesso, ma eh, sperimentare di architetture antiche come in antico ci ha parlato di questo pantano hai ricordato fausto zevi tanti studiosi e soprattutto hai ricordato amedeo maiuri ehm, vedrai che tornerà io alla fine dirò qualche cosa anche io tu hai parlato di ricerche di archivio di materiali d'archivio eh, in cui maiuri eh, chiaramente ha fatto la parte principale tornerà più tardi ve ne parlerò brevemente anche io Professor Pierangeli, eh, prima dicevo dei tuoi molteplici tantissimi interessi, ne ho dimenticato uno che mi piace molto invece, ho citato solamente gli autori che hai affrontato principalmente, ma non ho parlato della letteratura in carcere, che è un progetto molto importante dal punto di vista sociale che stai trattando, proprio di aiutare, di incontrare i detenuti e la letteratura. Oggi ci parlerai delle vacanze di Palomar, itinerari di Otsum di Italo Calvino. Grazie professore. Buona domenica, caro pubblico, rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero, lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto, prendi la posizione più comoda. Lo scrive Italo Calvino anche con un pizzico di ironia: all'inizio di Se Una notte d'inverno, un viaggiatore. Libro sul piacere della lettura e dell'ascolto. Ecco, il piacere della fantasia, della lettura che dilata la creatività, ci pone in attesa della bellezza. Come è stato detto domenica scorsa dal professor Strinati, l'Ozium è una disinteressata meditazione sulla bellezza, un tempo più largo che ci è dato, che ci è donato il tempo anche della gratitudine, anche per me di essere su questo prestigioso palco. Ringrazio dunque la splendida organizzazione Massimiliano Ghilardi per la presentazione e in particolare Katia Fauci che ha voluto che fossi qui a parlarvi. Se siete comodi. Allora, come ci impone Italo Calvino per leggere il suo libro, era il suo ultimo libro: Se una notte d'inverno, un viaggiatore che un lettore si preparava a leggerlo. Ecco, penso che siete comodi, non vi vedo, ma siete anche un pubblico esigente, come mi diceva uscendo Paolo Di Paolo, meraviglioso ehm, conversatore. Ecco, allora è meglio ascoltare subito le parole di Calvino. Parla a noi, abitanti del futuro. Si tratta di un'intervista televisiva rilasciata il 27 maggio del 1981. La trasmissione si chiamava proprio Vent'anni al 2000, condotto da Alberto Sinigaglia. Dopo aver esortato a imparare delle poesie a memoria, molte poesie memoria. A memoria, per esempio i versi dei poemi omerici, Calvino incita a combattere la strattezza del linguaggio che ci viene imposto con delle cose molto precise. E conclude così l'intervista. Sono tre talismani per il futuro, per noi abitanti del 2000. Ecco allora il terzo, sapere che tutto quello che abbiamo ci può essere tolto da un momento all'altro. Non dico mica di rinunciare a niente, anzi di goderlo, però sapendo che da un momento all'altro tutto quello che abbiamo può sparire in una nuvola di fumo. In questo godimento credo ci sia anche l'ozio, in primis quello della lettura e poi quello della letteratura, come lo descrive divertendosi appunto all'inizio di Se una notte d'inverno un viaggiatore del 1979-80. Negli ultimi anni della carriera dello scrittore, appunto dal 1980 al 1985, il versante saggistico, per alcuni critici, il vertice dell'opera di Calvino prende forma in tre volumi, come il consuntivo di quelli che saranno poi nell'85-40 anni di attività, una pietra sopra 1980 che contiene saggi dal 1950 al 1978, collezione di sabbia 1984, lezioni americane come sapete scritte nell'85, ma poi pubblicate dopo la morte. Nei primi due volumi, il piacere della scrittura, l'ozium, perfino l'archeologia trovano uno spazio convergente. Lo sguardo dell'archeologo è uno scritto del 1972, pubblicato per la prima volta proprio in una pietra sopra. Uno scritto molto importante perché doveva lanciare il progetto di una nuova rivista, da un nome evocativo, Ali Baba. Ecco, l'accumulo nella caverna di Alibaba di cose, di idee, di progetti, di oggetti, una rivista che poi non è mai partita. Attorno al progetto di questa rivista ci sono grandi intellettuali con Italo Calvino, lo scrittore Gianni Celati, lo storico Carlo Ginzburg, il francesista Guido Neri, il filosofo. Enzo Melandri, che discutevano proprio sulla metafora dell'archeologia come l'andava sviluppando Michel Foucault. Per Calvino, in questo articolo programmato, programmatico, i metodi continuamente rettificati e aggiornati durante 400 anni per stabilire un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto si sono sfasciati l'urto che li sfascia si chiama ancora uomo ma quanto è mutato da quello che credeva ad essere assumere allora lo sguardo dell'archeologo significa mettersi dalla parte del fuori dalla parte degli oggetti dei meccanismi e dei linguaggi scrive appunto calvino in questo saggio Vorremmo fare nostro lo sguardo dell'archeologo. Suo compito è descrivere pezzo per pezzo, anche e soprattutto, ciò che non riesce a finalizzare in una storia o in un uso, a ricostruire in una continuità o in un tutto. Analogamente, noi vorremmo che il nostro compito fosse di indicare o descrivere, più che di spiegare è la regione dell'archeologia come scrive il suo discepolo, altro scrittore Gianni Celati, sono residui, frammenti di ordini invisibili, il risvolto della storia. Collezione di sabbia, il secondo libro appunto di saggi che esce nel 1984, è un libro a mio avviso straordinario che raccoglie proprio pagine di ozium inteso come viaggio, villeggiatura, ma come dire una villeggiatura che cerca l'eccentrico, l'imperfetto, come nel reportage che dona il titolo alla raccolta, Collezione di sabbia, un eccentrico collezionista che in qualunque posto di mare a cui eh, arriva conserva la sabbia. Non si può pensare di conservare qualcosa di più eh, effimero. Le sabbie del mondo dentro la crescidra di un tempo inesorabile, quello appunto del collasso e dell'erosione. Ecco, Calvino con un'immagine eh, molto pregnante indica allora in questo saggio, in questo libro, il lavoro dell'archeologo. Sono sue parole, la pala e la cazzuola dell'archeologo cercano di ricostruire la continuità della storia attraverso lunghi intervalli oscuri. Il reportage si chiama I maiali dell'archeologia, dal sito archeologico della villa romana di sette finestre ad Orbetello, in compagnia del trattato dell'agricoltore romano Columella, tradotto proprio in quel periodo da Inaudi. Che ha un interessante capitolo sull'allevamento dei maiali e delle scrofe in queste ville eh, romane. Scrive ancora Calvino l'archeologia come ricerca in ogni strato del terreno dei minimi segni e indizi in cui si possa ricostruire la pratica quotidiana. Ecco, a Calvino non piace l'archeologia che si commuove soltanto per le memorie architettoniche e monumentali e il saggio è anche un elogio di Andrea Carandini come figura che stava portando avanti questo tipo di archeologia. Siamo dunque nel 1980, Calvino si stabilisce a Roma anche per motivi economici, dall'80 all'85 vivrà appunto a Roma in piazza del campo Marzio e dedica molti momenti di ozium all'archeologia e all'antichità romana, come nella celebre visita, il cui resoconto è contenuto ancora in collezione di sabbia con Salvatore Settis alla colonna traiana, che gli appare un monumento di straordinaria narratività. Ecco le sue parole, un'epopea di pietra, una delle più ampie e perfette figurazioni che si conoscano di una precisione e nitidezza che appare meravigliosa, perfino nella misteriosità di raccontare le imprese militari di eh, Traiano. Ecco, questa conoscenza pulviscolare, come hanno detto molti critici, che si rifà a suo modo al lavoro dell'archeologo e anche il modo di osservare di Palomar o Palomar, appunto, il nome è già questa ambiguità che contiene sia naturalmente il nome dell'osservatorio astronomico statunitense, ma anche la figura del palombaro che cerca la profondità. Ma dove cerca la profondità? La cerca descrivendo la superficie, come ci ha detto Marco Belpoliti riprendendo un motto di Hoffmannsthal, la profondità va nascosta. Dove? In superficie. E la superficie delle cose, dice Palomar, è inesauribile. Pubblicato nel 1983 per Inaudi, Palomar ha una lunga gestazione. Il primo frammento dove compare questo signore è del 1 agosto del 1975. Esce sul Corriere della Sera, la Corsa delle giraffe. In questi anni, fino all'83, Calvino accumula ben 120 pezzi con al centro questo signore, poi come sua caratteristica riduce al minimo e eh, pubblica nell'83 soltanto 27 di questi brani, di questi frammenti. Eh, risulta una piccola divina commedia dell'uomo della seconda metà del Novecento, insicuro, goffo elementi che portano il personaggio più autobiografico di Calvino ad avere una particolare sintonia con gli esseri non dotati di parola, con il canto, ad esempio degli uccelli, si sarebbe trovato bene l'antica Roma, come ci diceva domenica scorsa Maurizio Bettini. Le vacanze di Palomara sono la prima delle tre sezioni del libro, diviso a sua volta in tre capitoli e in altri tre paragrafi. Vedete l'ossessione del tre a formare 27, proprio la piccola Divina eh, Commedia. Apre il bellissimo frammento, La Spada nel Sole, c'è molto della casa marittima a, a, in Toscana, appunto a, a, che eh, Calvino ha abitato appunto negli ultimi anni della sua vita. Non parla di contemplazione ma piuttosto di descrizione. Nella secondo, nel secondo capitolo invece osserva le stelle, i pianeti e la luna, ma non si tratta della luna splendente dei poeti, ma la luna di pomeriggio, come titola il capitoletto, quello che nessuno guarda, forse neanche i poeti, la luna fragile, pallida e sottile che proprio per questo avrebbe bisogno del nostro interessamento. Nei frammenti seguenti del capitolo Paolo Marguard del Cielo, la contemplazione del Cielo stellato, il contenuto di uno dei racconti meglio riusciti, la contemplazione delle stelle. Mi avviaggi, osservazioni al modo di collezione di sabbia, sempre nel cercare l'eccentrico, si trovano ovunque in questo Libero. Ricordo la visita di Palomar al, al giardino Zen di Chioto, fatto proprio per la meditazione dell'ozio, ma in cui il protagonista si trova invischiato nelle migliaia di turisti e non riesce a preservare il suo silenzio. Oppure il viaggio in Messico, eh, accompagnato da un suo amico, ma assente anche una guida con la sua scolaresca. Ecco, il primo, l'amico, descrive nei dettagli, siamo a Tula, eh, il sito archeologico e la simbologia nascosta dietro di questo. Invece la guida della scolaresca continua a ripetere, non sappiamo nulla. Non sappiamo cosa vogliono dire tutte queste cose come ancora il professor Strinati ci diceva l'altra domenica della tela di eh, Giorgione. Ecco, sono due modi di interpretare la guida turistica. Ecco, ma ci sono anche intense riflessioni sulla condizione dell'uomo, sulla vita e sull'esistenza nel viaggiare, nei momenti di Ozium, nelle visite che Palomar Calvino ci eh, presenta, in particolare nello zoo di fronte agli animali in cattività, negli zoo e nel rettilario di Parigi e soprattutto nello zoo di Barcellona, dove va a visitare il gorilla albino, l'unico della sua specie con il pelo Bianco. Una prima versione di questa visita in cui Calvino parla in prima persona, senza il bisogno dell'intermediario signor Palomar, compare sulla Repubblica il 16 maggio 1980. Poi, tre anni dopo, il signor Palomar, con varianti anche piuttosto nette, si riprende il ruolo. Da protagonista e quella che era intitolata Visita al Gorilla Albino, diventa semplicemente il Gorilla Albino. Ecco la vicenda di questo Gorilla copito di Nieve è rimasta anche molto nota in Spagna. Diventa una specie di eroe, un'attrazione per questo circo. Calvino probabilmente come si può vedere nel suo archivio, ha letto anche di questo gorilla la storia nel National Geographic che gli dedica ben due copertine, strappato dall'Africa, viene appunto imprigionato, se volete, nello zoo di Barcellona. Il brano nella versione di Repubblica e poi in una versione... Intermedia che si trova nella collezione dei meridiani, appunto, dei romanzi e racconti di Italo Calvino è più vibrante. Il gorilla è definito con la parola mostro e viene indicata la sua come una condizione carceraria e si fa riferimento anche all'ora d'aria dei detenuti, magari detenuti eh, politici. Comunque, esplicitamente Calvino dichiarava nel brano espunto, con una forte sintonia con questa diversità del gorilla, forse per questo sentiamo così forte la sofferenza che dovrebbe sentire lui a essere tenuto lì per essere guardato come un mostro. Alla parola mostro... Quando va a pubblicare il libro nell'83, sostituisce Fenomeno vivente che forse attenua un pochino l'immagine. Eh, il gorilla stringe un pneumatico fra le braccia che rappresenta, leggiamo nell'ultima versione in volume, il suo bisogno di una cosa da tenere stretta, mentre tutto gli sfugge una cosa in cui placare l'angoscia dell'isolamento, della diversità, della condanna ad essere sempre considerato un fenomeno vivente dalle sue femmine, dai suoi figli, dai visitatori dello zoo. Nella versione di Repubblica Calvino scrive eh, immaginando come se fosse l'uomo a trovarsi in gabbia ed essere Visto da una folla di gorilla, di oranghi, di scimpanzé e di gibboni. Ecco la parola, eh, l'animale, la la, appunto il gibbone, simile in qualche modo al gorilla, può riportarci a una bellissima poesia di qualche anno prima, di un grande amico degli anni romani, anche di Italo Calvino, cioè. Giorgio Caproni, la poesia si intitolava proprio Il gibbone. Ecco, forse Calvino descrivendo il gorilla albino pensava al gibbone di Caproni. Vi leggo la prima strofa dalla raccolta, il congedo del viaggiatore cerimonioso. No, non è questo il mio paese. Qua fra tanta gente che viene tanta gente che va, io sono lontano e solo, straniero come l'angelo in chiesa dove non c'è Dio, come allo zoo il gibbone. Un mostro è anche la medusa del più celebre passo di Calvino che riprende il mito, nella terza raccolta di saggi, la più famosa, Lezioni americane. Se la si guarda direttamente, la medusa, il suo sguardo pietrifica, annienta, ci dà una sensazione di irrealtà e di stanchezza. Bisogna guardarla a distanza, come tenterà Italo Calvino per tutta la vita di vedere la realtà con leggerezza, quello che i critici. Già parlando del barone rampante che guarda le cose dall'alto degli alberi, avevano definito appunto il pathos della distanza, una visione riflessa, quella che dà la letteratura. Ecco dunque, come è noto, Perseo uccide la Medusa guardandola attraverso lo specchio improvvisato del suo scudo. Ma, scrive Calvino, riprendendolo da Ovidio, uno dei libri più famosi che raccoglie le letture dei classici, perché leggere i classici, appunto dobbiamo sempre rileggere i classici. Ecco, Calvino scrive che il fatto più affascinante avviene dopo, ucciso il mostro, dopo un lavoraccio del genere, Perseo vuole riposare e allora va a lavarsi le mani ma per lavarsi le mani deve deporre la testa del mostro. Quindi egli rende soffice il terreno con uno strato di foglie, vi stende sopra dei ramoscelli nati sott'acqua e vi depone la testa di Medusa. Commenta Calvino nelle lezioni americane, la prima e più famosa, leggerezza. Mi sembra che la leggerezza di cui Perseo è l'eroe... Non potrebbe essere meglio rappresentata che da questo gesto di rinfrescante gentilezza verso quell'essere mostruoso e tremendo, ma anche in qualche modo deteriorabile, fragile. Ma la cosa più inaspettata è il miracolo che ne segue: i ramoscelli marini a contatto con la medusa si trasformano in coralli e le ninfe, per adornarsi di coralli, accorrono e avvicinano ramoscelli e alghe alla terribile testa. Anche questo incontro di immagini in cui la sottile grazia del corallo sfiora l'orrore feroce della Gorgone è così carico di suggestioni che non vorrei sciuparlo tentando commenti o interpretazioni. Ecco dunque la paralisi rappresentata. Dallo sguardo di, Modio, di Medusa, se volete il mostro, ma un mostro fragile, arriva la sorpresa di una nuova nascita. Ecco, mi sembra un testamento per noi uomini del 2000 che può darci la scrittura veramente eccezionale. Però su un'idea, passati più di 40 anni, il tempo, almeno parzialmente, ha dato torto. Aitolo Calvino scrive infatti nella colonna traiana, sarà colpa dello smog, sarà colpa delle vibrazioni o sarà la macina del tempo che millennio dopo millennio riesce a ridurre tutto in polvere, fatto sta che la presunta eternità delle vestigie romane è forse giunta al suo crepuscolo e toccherà a noi testimoni della sua fine, toccherà a noi essere testimoni della sua fine. Ecco, credo che il nostro radunarci, il lavoro degli archeologi, delle sorvintendenze, quello che abbiamo sentito oggi dagli illustri relatori, eh, smentisce Italo Calvino e rende invece oggi molti siti archeologici L'abbiamo visto, Romani, e non sono splendide dimore. Grazie, grazie di cuore. Grazie. Grazie professor Pierangeli per questa bellissima lettura di Calvino attraverso la lente dell'archeologia, davvero splendida. Ci hai invitato a riprendere in mano un po' di letture calviniane, io lo farò senza dubbio. Mi piace ricordare, peraltro ne parlavamo prima, che presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma è in corso una mostra per i cent'anni di Calvino, proprio dal titolo Lo Sguardo dell'archeologo Calvino mai visto. Quindi ecco, probabilmente se siete interessati sarebbe opportuno andarla a vedere anche perché ci riporta a molte di queste riflessioni che faceva il professor Pierangeli. Eh, hai citato Sette Finestre, Carandini, eh, Salvatore Settis. Eh, una sola cosa che ti chiedo, eh, quando parlavi del gorilla... Bianco, albino, sì. come mostro. Eh, mi chiedevo se non potesse essere inteso come sostantivo monstrum, no? da Monere ah, latino, eh, okay. come sai, no? è un prodigio. Qualcosa da vedere, da mostrare, quindi magari ecco privo di quell'accezione deteriore eh. che ha raggiunto ai nostri giorni. Era sì, solo... Forse lì Calvino voleva proprio dire invece un fenomeno vivente, un fenomeno da baraccone in ah, ecco, maniera così, grazie. umiliazione. Era però certo solo anche una, così, sì, una sì, suggestione sì, sì. che ascoltandomi era venuta. Eh, Andrea Steiner, a te per le anteprime dal passato. Tutto quello che vuoi. Grazie. Buongiorno, bentrovati. Dunque la settimana scorsa ho avuto l'occasione e il piacere di parlarvi dell'inaugurazione del parco archeologico del Ceglio e eh, insieme alla, alla nuova casa che ospita la, la Forma Orbis Roma, una realtà di cui non mi stancherò eh, di sottolineare il valore e spero che siete già alcuni di voi andati a vedere questo straordinario parco. E anche oggi vorrei rimanere nella nostra città per presentarvi questa volta uno scavo archeologico che forse è sfuggito ai più, ma vediamo il primo filmato per cortesia. Luogo in cui si svolge lo scavo, lo riconoscete? Osservate bene, ecco alcuni riferimenti. Ecco c'è una, una strada, cupola qua, una tor due torri, insomma, um, osservate bene. Ora, per la profusione di verde, sembra essere un parco, infatti, siamo in un parco. Foto 3 per cortesia: il Parco Archeologico dell'Appia Antica. Eccolo qua, in un disegno ricostruttivo, l'area precisa in cui si svolge lo scavo che abbiamo visto nel filmato è questa qua, foto 4, per favore, ecco questo è un ingrandimento, qui abbiamo Porta San Sebastiano, questa è la chiesa del naturalmente in una ricostruzione del Domino Covadis, il sepolcro di Priscilla che avete visto e lo scavo si trova più o meno in questa parte qua. Dunque, eh, siamo proprio nel primo tratto della via Appia Antica, di fronte appunto al sepolcro di Priscilla, non lontano dalla chiesa del Domenico Vares. All'inizio di questo scavo eh, si pone la ricerca di un luogo mitico di cui le fonti antiche affermano la presenza proprio sull'Appia Antica, ovvero un monumento ricercato senza successo sin dal Cinquecento, il santuario di Marte e soprattutto il suo tempio. In verità. Nonostante il numero e il nome degli studiosi che se ne sono occupati, nessuna localizzazione proposta negli ultimi secoli è risultata davvero convincente. Dunque, però, l'interesse per il tempio di Marte si è eh, invece riacceso una decina di anni fa con la scoperta in documenti inediti del, 70, riguardanti la realizzazione del collettore, 1970 eh, riguardanti la realizzazione di un collettore, il collettore della Caffarella. La Caffarella, sapete bene, è parte del eh, integrante del parco archeologico della Antica è dunque di un collettore dello scavo di una costruzione monumentale in blocchi di cappellaccio che è emersa, interpretabile come un tempio a doppia cella degli inizi del IV secolo a.C. Potrebbe essere il Tempio di Marte, non si sa. Comunque per i cittadini del parco, in particolare per un comitato importante, il Comitato per il Parco della Caffarella, la prospettiva di uno scavo archeologico ha rappresentato l'occasione giusta per far tornare pubblici quei lotti che in verità erano ancora in mano ai privati. Il Comitato così ha contattato Rachele Dubbini, professoressa di archeologia classica all'Università di Ferrara, che aveva effettuato quella scoperta nei documenti, e nel settembre 2022 si è aperta la prima campagna di scavo denominata appia antica 39 con riferimento al numero civico del luogo. Ed ecco foto 5, per favore, come quel piccolo tratto di campagna romana si è trasformato in area di scavo. Vediamo in ordine così era, poi è stato pulito ed ecco, e questo è la, 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 lo scavo come oggi. Ora voglio illustrarvi in rapida sequenza i, i risultati eh, delle campagne di scavo, della campagna di scavo del 2023. Foto 6 che stupisce tanto per la complessità del sito quanto per l'eccezionalità dei ritrovamenti. Eh, le indagini si sono concentrate nella porzione orientale del saggio, l'area più distante dal tracciato della via più antica che avete visto nel filmato è proprio eh, attaccata. L'area interessata è invece è quella più distante dal tracciato e si è concentrata su un edificio, un colombario, costituito da due vani gemelli databili alla piena età antonina. dunque una, Metà d'oro, insomma, ancora per Roma, ehm, in cui sono state raggiunte le quote pavimentali, mettendo in luce sepolture a incenerazione e inumazioni entro ampi arcosoli. Ecco un'immagine, foto 7, dall'alto del vano occidentale del colombario. Eh, vediamo che il vano conserva ancora l'originaria pavimentazione in mosaico a tessere bianche e nere al centro di una fascia nera si trova l'emblema in cui dovevano essere rappresentate due colombe appoggiate su un cratere, un motivo iconografico molto noto nel mondo antico. Ecco nella foto 8 un'altra immagine dall'alto e accanto una foto del pavimento musivo, come appare oggi dopo la sua emissione di luce e dopo il suo momentaneo restauro. Dunque, dal vano occidentale proviene invece una lastra marmoria modanata con un testo epigrafico magnificamente conservato, rinvenuta nel riempimento del vano. Nel filmato, ricordate, abbiamo visto il momento della scoperta. L'epigrafe sembra attribuire la proprietà dell'edificio ad Avidia Priscilla, che fece da viva il sepolcro per sé, per il figlio Dolcissimo, recita l'iscrizione, eh, Egnazio I, per i liberti e le liberte e i loro posteri. Nella foto 9, ecco la lastra in, qui in basso, eh, l'avete ricordato anche visto nel, nel, nel film, appena scoperta. Ecco. A un altro colombario più prossimo invece alla via, via Piantica, Antica, e ancora in corso di scavo, appartiene invece questo angolo, foto 10. Ecco questo angolo con una bellissima in verità decorazione parietale pol policroma che rappresenta degli eroti alati che reggono la Palma della Vittoria. Questo edificio verrà indagato nella prossima campagna archeologica. Naturalmente quelli appena mostrati sono solo alcune delle scoperte emerse in questi due anni di scavo nel sito dell'Api Antica 39, ma c'è un'altra fondamentale particolarità che contraddistingue questo scavo, il fatto che sia uno scavo per tutti. Il team di scavo, diretti da Rachele Dubini, ha posto infatti grandissima attenzione all'aspetto comunitario dello scavo. Creare un ponte tra la ricerca scientifica e i non addetti ai lavori è stato il primo obiettivo dell'attività di archeologia condivisa organizzata in questo cantiere. Fin eh, dalla prima campagna di scavo, infatti, sono stati istituiti degli Open Day settimanali. Con visite guidate in cui le informazioni sono state veicolate, attirando così numerosi cittadini e turisti. Nella foto 11 vediamo un'immagine di queste, di, queste, di queste iniziative, di questi eventi, chiamati Vivi le esperienze dell'archeologia, e che permettono ai visitatori, dai sette anni in su, dunque noi ci siamo, di svolgere sul campo in totale sicurezza, per la prima volta in uno scavo universitario a Roma le attività principali della professione dell'archeologo, accompagnate dal gruppo di lavoro dello scavo. Sentiamo però a questo punto cosa ci dice la stessa direttrice dello scavo. Il secondo filmato, per favore. Sono la direttrice dello scavo di Via Appia Antica 39. Ci trovate subito fuori le mura aureliane, sulla sinistra, uscendo da Roma, in un luogo che non è mai stato indagato archeologicamente finora. Siamo uno scavo che ha un progetto, cioè quello di condividere la nostra conoscenza con il pubblico. Questo lo facciamo sia con il nostro scavo che è uno scavo didattico, ma anche con tutte le iniziative che vi invitiamo a seguire sui nostri social, Facebook, Instagram, TikTok e ad ora anche LinkedIn e Threads. Vi aspettiamo dunque a Via Appia Antica 39 da giugno a luglio e poi ancora settembre-ottobre per condividere con noi la storia dell'Appia. Dunque andiamo a vedere eh, questo scavo, foto 13 per favore, Dubini parlava della storia dell'Appia. Ora è impossibile, almeno per me, se si parla di questo magnifico luogo, l'Appia Antica che oggi è un parco archeologico eh, non ricordare un personaggio straordinario che ho avuto il privilegio di conoscere, un grande protagonista della vita culturale italiana del secolo scorso. Mi riferisco ad Antonio Cederna, nella foto 14, per favore. Giornalista, ambientalista, parlamentare, di formazione archeologo, perché Cederna si era laureato in archeologia a Pavia. Cederna ha dedicato alla piantica e alla campagna romana 140 articoli. Prima sul mondo di Pannunzio, poi sul Corriere della Sera, su Repubblica e sull'Espresso. E proprio in un articolo sul mondo dell'8 settembre 1953, e intitolato I Gangsters dell'Appia, Cederna racconta la spettacolare e sconvolgente aggressione edilizia. Cito, abbiamo davanti a noi tutta la zona tra le vie Appia e Ardeatina da una parte e le vie Cristoforo Colombo dall'altra quello che l'anno scorso era ancora un pezzo di campagna romana, è oggi un deserto di inferno ad alti piani e abissi, sconvolto dalle macchine scavatrici che hanno distrutto alberi, prati e orti. Avanzano i predatori dell'appia, mentre compiacenti urbanisti, politici, archeologi e architetti si prodigano a suffragare le loro pretese. Nel 1952, 1952 Cederna riesce a impedire la lottizzazione della villa dei quintili. La villa dei quintili l'abbiamo vista nel, nel, in questa ricostruzione, eh, nella slide che ricostruisce il, il parco dell'Afri e la, la parte sud-occidentale eh, importantissima di questo, del parco lo è oggi. Una lottizzazione, quella impedita da Cederna, finalizzata all'edificazione di un intero quartiere residenziale. Tre anni dopo, attenzione sventa la costruzione di uno stadio sopra le catacombe di San Callisto, nell'area appunto oggi interessata proprio dagli scavi di, del, eh, del cantiere Appia eh, Antica 39. Ecco come Cederna commentava quel rischio, e lo cito, cito Cederna. Dunque avremo sulla via Appia Antica uno stadio incastrato fra i ruderi romani, incassato tra le gallerie... E le cripte delle catacombe di San Callisto, incombente sul Domenico Vares, dove Cristo fermò la fuga di Pietro che era tornato a Roma a subire il martirio. Fine della citazione. L'articolo uscì sul mondo il 18 ottobre 1955. Il 22 dello stesso mese, un comunicato informava che Pio XII non intendeva insistere per la costruzione di uno stadio sull'Abbia Antica qualora gli organi competenti preposti alla tutela del paesaggio e dei monumenti avessero deciso in senso contrario. La vittoria più importante si profila invece nel eh, il 16 dicembre del 1965 con la pubblicazione del piano regolatore che vincolava un'area di 2500 ettari destinando a parco pubblico l'Appia Antica e la campagna che la circonda. Nel 1988 la Regione Lazio istituisce il Parco Regionale dell'Appia Antica, che vediamo nell'immagine eh, in alto a sinistra. Antonio Cederna muore il 27 agosto del 1996 e non fa in tempo a vedere, nel marzo del 1997, i 100.000 cittadini romani che festeggiano la prima domenica a piedi sull'Appia. Oggi il parco è, con tutte le difficoltà che permangono, una realtà straordinaria. In un prossimo numero di Archio presenteremo con l'attuale direttore del parco, Simone Quilici, che è stato anche nostro ospite, ricorderete, l'anno scorso, ospite di Luce sull'archeologia, con lui presenteremo tutte le nuove iniziative che coinvolgono il parco, tra cui l'acquisto al patrimonio dello Stato di un bene di grande rilevanza, il cosiddetto mausoleo di Sant'Urbano al quarto miglio e il prossimo acquisto della cosiddetta villa dei Tritoni che si trova a pochi metri dalla chiesa del Domenico Vares e dall'ingresso delle catacombe di San Callisto, nonché degli scavi in corso dell'Università di Ferrara, di cui abbiamo parlato poc'anzi, ovvero quell'area che doveva essere coperta eh, da quel famoso stadio che per fortuna non è mai stato costruito. E parleremo anche dei nuovi percorsi di visita multimediale, foto 15, per favore, e di realtà virtuale, incentrati particolarmente in due siti molto significativi dell'API, il Mausoleo di Cecilia Metella, il Castrum Caetani e il Casale di Santa Maria Nova. Faremo tutto ciò senza mai dimenticare. Che quello di cui vi ho parlato questa mattina e di cui parleremo in futuro non sarebbe stato possibile senza la quarantennale battaglia di Antonio Cederna. Grazie. Grazie, grazie Andreas per questa apertura finale su Cederna. Ce lo ricordi sempre, fai molto bene. E mi piace ricordare che nel numero di Archeo attualmente in Edicola parli del, si parla... Dello scavo di via Appia 39. Io molto rapidissimamente, perché è tardi vogliamo mandarvi a pranzo, molto rapidamente eh, voglio raccontarvi una storia, una storia. Voi sapete che amo molto spesso spigolare tra le carte del mio istituto, eh, era il collegamento tra l'intervento della professoressa Roro e quella di Fabio Pagano. Eh, il bimillenario Gusteo, negli anni 30, al principio proprio degli anni 30, eh, Giulio Quirino Giglioli chiese all'Istituto di Studi Romani di Poter organizzare le manifestazioni per il bimillenario di Augusto. Se vediamo l'immagine successiva, eh, è chiaro: eh, l'intento era un intento apologetico. Si voleva, si cercava in ogni modo di ripercorrere, in modo così la pubblicistica analogica, giocare sulle simmetrie tra Augusto e Mussolini. Chiaramente poi sbilanciandosi a favore del secondo, che nella lettura apologetica di quegli anni sarebbe stato chiaramente maggiore del primo. Vediamo l'immagine successiva. Eh, questo racconto è volto a farvi capire come un'occasione di negozium diventerà in realtà un episodio di Ozium. Viene chiamato a gestire questo eh, bimillenario Augusteo tra i massimi consulenti dell'Istituto di Studi Romani Arnaldo Momigliano, che vedete qui, era giovanissimo, Arnaldo Momigliano nasce nel 1908, quindi non aveva ancora compiuto eh, 30 anni. Arnaldo Momigliano dà una serie di nomi, vedete, suggerisce i nomi da invitare a questo colloquio, al convegno Augusteo. Si a fare un grande convegno nel 1938 per il bimillenario d'Augusto vedete sottolinea i nomi ehm, per l'Inghilterra Hugh Glass William Williams ehm, Mattingley Eugenie Strong Franz Cumont, eh, Rostovzev ma addirittura uno Edward Norden il maggiore latinista vivente e il più ehm, specialista diciamo di Virgilio dice però forse è possibile che per ragioni politiche non vada invitato era stato era il rettore dell'università di Berlino era stato appena allontanato perché in Germania già c'erano stata la promulgazione delle leggi razziali, quindi Norden era ebreo e Momigliano che è ebreo dice che forse non è il caso di invitarlo. Vediamo l'immagine successiva. Eh, passano gli anni vedete siamo giugno del 1938 quindi a due mesi dal convegno era stata già coniata anche la moneta che doveva mh, accompagnare i convegnisti e Galassi Paluzzi chiede a Bottai Ministro dell'Educazione Nazionale eh, caro amico, eccellenza ti voglio chiedere in relazione al convegno che decisioni sono state prese perché a giugno 1938 il convegno mondiale erano state già di tutti gli inviti, non si tiene perché ancora a giugno 38 si tende a non eh, realizzare il programma definitivo, vediamo la immagine successiva, perché purtroppo una delle pagine più drammatiche della storia contemporanea, a settembre 1938 vengono promulgate anche in Italia le leggi razziali delle quali chiaramente già il governo nel giugno del 1938 era informato. Quindi poiché erano stati invitati molti studiosi ebrei a partecipare, c'era una grossa difficoltà perché il convegno si doveva tenere alla presenza del capo del governo. E chiaramente le leggi razziali vengono promulgate il 7 settembre e il convegno doveva essere il 23. A due settimane di distanza, vedete, scrive Galassi Paluzzi al direttore delle antichità. Come mi devo comportare? Cosa devo fare con gli studiosi ebrei che sono stati invitati? Vediamo l'immagine successiva: c'è un appunto di Galassi Paluzzi che deve andare a parlare con Bottai. Siamo a pochi giorni dal convegno. Eh, vedete, elenco degli studiosi israeliti che sono stati invitati. Come regolarsi? Sono gli appunti che prende Galassi Paluzzi per il colloquio con Bottai e poi a matita ci scrive telefonare a tutti. Cosa gli dirà che non possono venire? Vediamo l'immagine successiva quindi il convegno non si può tenere, il convegno si trasforma da una grossa manifestazione culturale in una serie di gite, questo è il programma vediamo le immagini successive molto rapidamente ecco vedete che il convegno con tutti i convegnisti in realtà non parla, non parla nessuno eh, vanno prima a inaugurare Rapacis, siamo proprio il 21 settembre 1938, poi con Giulio Quirino Giglioli vanno a vedere la mostra augustana della Romanità poi vanno all'area dei Fori, il Colosseo e poi con Alfonso Barto vanno a vedere la, la curia, i lavori alla curia Senato si, si riconoscono tanti studiosi pari beni Carlo Cecchelli qui giovanissimo vediamo l'immagine successiva dopodiché vanno ad Ostia Antica accompagnati da Guido Calza vedete ci sono sempre bottai bottai che accompagna i convegnisti a visitare questi siti archeologici Augustei vediamo ancora l'immagine successiva ehm, ecco vanno a vedere grazie a Medeo Maiuri vanno a vedere Pompei ed Ercolano, Ercolano l'immagine sopra, vedete sono affiancati Pietro Fedele che era stato ministro prima di Bottai ad Ercolano perché sono i 200 anni degli scavi di Carlo III iniziati nel 1738-1938 e qui poi vedete si riconosce benissimo sono Amedeo Magliuri e questo che indica Bottai sta facendo vedere gli scavi su Vida l'Abbondanza, vediamo ancora l'immagine successiva e poi vedete si recano alla Villa Iovis, ce ne ha parlato la volta scorsa il professor Osanna perché eh, Amedeo Magliuri nel 1935 aveva iniziato gli scavi della Villa Iovis, e proprio vengono inaugurati nel corso di questa manifestazione di Ozium, cioè non è più un negozium, ma... Nel corso della visita di Bottai vengono inaugurati gli scavi, siamo per l'appunto nel settembre 1938. Eh, noi invece ne parleremo ancora diciamo, di archeologia, non eh, ci fermeremo, vi do l'appuntamento per il prossimo incontro l'11 febbraio alle ore 11 eh, con Ivano Dionigi, Francesco Sirano, Dacia Marini e chiaramente Andrea Steiner e Claudio Strinati. Buon pranzo!